3, Ho qualche 2, problema ad entrare. 1. Ehi, live. Vai, fai tu le presentazioni, Fabrizio. Buonasera a tutti gli amici di Dub Logistica e di Marco. Questa sera siamo insieme all'amico Gattopicchio. E come ogni venerdì noi svolgeremo il nostro convoglio, ecco, non mi veniva il termine. Questa sera saremo in un numero un po' più ristretto, ma non per questo, sempre tutti belli e compatti e belli e divertenti. Adesso Bene, passo la parola al capo convoglio Marco. bene. Niente, Allora, quindi partiamo. io devo provare, sto ancora riprovando ad entrare. Non Ma so chi quindi apri oggi. tranquillo, io vado a Server 1? caricare. No, US Simulator. Ah, ok. Ah, sì, sono andato direttamente su quello stavolta. Tanto ogni volta una rottura di scatole. Perché mi aveva Con gli altri liberato server hanno sempre problemi. liberato Vero, nell'ultimo periodo stanno un po' facendo capricci. sono molti crash. Porco dinci, un altro. Buonasera. Uela, Ciao. buonasera, carissimo. Si è aggregato qualcun altro. Come state? Sto bene, benvenuto, bentornato. Qua stiamo in diretta sul canale di Marco. Grazie, Fabrizio Dav2 sta grazie mille, ciao ospitando la Davide. diretta. Io Zero non so ospiti se faccio entrati in nella tempo per diretta. viaggiare, però Benvenuti. insomma, ci tenevo a salutarvi, insomma. Ah Sì, no, fai in figurati. tempo perché io sto. Non riesco a entrare perché crasho tutti i momenti. Ma io ho letto di qualche notizia da Fabrizio. Buonasera a tutti, grazie per essere passati, grazie per l'hosting e soprattutto per la vostra presenza. Piccoli. Vabbè, mo intanto apro ETS. Come va, ragazzi? Tutto a posto? Tutto bene. Ok. Very well, that's all right, very well. Very well. Abbuffammice Nutella, come dice Ma un grande artistica locale, il grande Tony Tammaro. Per chi non lo conosce, può andare su Google o su YouTube e scrivere Tony Tammaro. In effetti non so se è aggiornato, a posto. è colui che ha ispirato Checco Zalone, il suo personaggio, diciamo così. Ok, ho capito. Allora, un minuto solo, torno subito, ragazzi. Ok, vai tranquillo con calma. Lunghino come viaggio, non è piccolino. Sono più di 1.000 km, grosso modo. Mille. 1.600, vabbè, l'altra volta era 1.600 più o meno. Eh sì, ma comunque sì. Fabrizio Dav2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti alla live. Per chi sta guardando la live sul mio canale, vi invito a passare al canale dell'amico Marco e a dare una mano a far crescere il suo canale. Il canale è M4RCO871. Così facciamo pure un po' di Grazie, pubblicità. A grazie. disposition. Boh, io sono pronto. Io non riesco a Uno entrare. No, dai. RGK539 ha effettuato un raid. Non lo so Uno se faccio raiders niente entrati oggi. nello stream. Benvenuti. Grazie, buonasera a tutti. Ah, Sono devo raiders. rientrare. Fabrizio Dav1 ha Tacchiccato, effettuato un infatti. raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Che combinato. Grazie. È troppa inattività, Troppo mi sa. fermo. Troppo fermo, sì. Mi affreghetto. Ma io vedo che continui ad avviare il gioco.
Tu, Fabrizio. Io ci sto provando ad entrare. Sto provando ad entrare tutte le volte. Perché va in crescita. E non so quale cacchio di salvataggio metti per... Gli ha rivelato crescita, rivelato crescita. Devi fare avanti, prova a fare avanti, solitamente. Sì, ma mi dice che è stato rivelato un crash e mi dà gli autosalvataggio. Attaccate all'altro. Ne mettiamo un'altra. Arriva fino a un tot, carica quasi tutto e poi verso la fine grazie. Infatti di nuovo mi è riuscito e poi sta così in crash. Pure poi... sono stato fino adesso in singolo, è da ieri però che non entro in multiplayer, perciò non so che cazzo succede. Ma io sono entrato senza problemi. Fabrizio penso uguale. Sì, fortunatamente al primo colpo sono riuscito ad entrare. Io però ho rifatto anche l'aggiornamento del gioco, l'ho fatto manualmente. Eccomi ragazzi, sono tornato. Voi su che... allora dove ci connettiamo? Su S? Sì. Sì, ho messo subito quello perché gli altri due ultimamente penso sia meglio, a me pure quello mi sta, non so che fa, se non che ne so, riapri, ritorno subito, provo a richiudere, riapri. Ok, vai, prova, aspettiamo un attimo. Tanto ne approfitto per far vedere il camion per una foto. Ah, è bravo. Ammirate lo stile del camion di Marco, eh? A proposito, settimana prossima devo cambiare camion. È rimasto il Lactros vecchio e il Renault quello piccolino là. Ora mi sfugge Premium. Il nome. Premium, sì. E lì ho portato è stato il mio primo camion appena installato ETS2 che non sapevo neanche dell'esistenza delle mod. Il mio primo invece è stato Livico, che era, mi pare costava meno di tutti quanti. 99.000 euro, qualcosa del genere. Quello piccolino. Poi sono passato pure al Renault. E poi dopo ho fatto il salto di qualità e sono andato direttamente sui mezzi grossi. Sì, dai, buonanotte. Oh, ragazzi, dov'è che ci... a Catanzaro stiamo, vero? Sì, partiamo da Catanzaro, giusto? Sì, Cargo Tras. Dove siamo diretti? A Lussemburgo. Ok. No, un po' di foto le ho fatte, no? Ottimo, hai fatto bene il servizio fotografico. Sì. Lussemburgo. Sto facendo anche una panoramica per chi è in live. Bravo, è importante curare, bravo, le immagini. Vabbè, tu sei un maestro su queste cose qua. Ci vuole, visto che bello yacht che c'è? Ho visto. Tra i carichi. Ciao ragazzi. Willa, bentornato, ben rientrato. E ora rientro e ci provo. Ok. Vai tranquillo. Noi ti aspettiamo un attimo. Sì, no, se no al massimo vi dico... se no partiamo, intanto
PC e stai calzando un manetto un po', sì. E stai qua con noi in compagnia. Mo faccio una prova e poi partire. Ok. Fa l'ultima prova e poi per partire. E ora vedi. Vedi che adesso entri tranquillamente. Speriamo. E molto spesso riavvia il computer. È ora di prendere il computer nuovo, compreso. Sì. Questo è già raddoppato. Questo è un Franklin, un pezzo di qua, un pezzo di là. Buonanotte bimba. È l'omino Michelin quello lì. È uno sponsor, un logo. Vabbè, ma la bimba c'ha 8 anni. No, beh. Ah, è piccola. Io ho un carico per Calais, Francia, e passo proprio per Lussemburgo. Ah, perché tu ancora è vero. No, non ce la faccio. Siamo ancora. Non ce la farò, ragazzi. Mai. Dai, riprova adesso. Ma ti va in crash solo con col multiplayer? Non lo so, perché non mi ricordo quant'è che non provo. Mi pare che ieri ho provato la promotica. Prova a entrare in single, vedi cosa succede. In single ci stavo a giocare 5 minuti fa. E allora c'è qualcosa che non butti. Ma dov'è che devi caricare, Tony? Dimmi. Dov'è che devi caricare? A Catanzaro stesso. Sì, no, la ditta. Ah, non ci ho fatto caso. Vado a prendere il rimorchio, cioè il caricare lo so. Perché ancora non ti... adesso ti vedo. Stavo allora, dicendo che dice... adesso non ti vedevo ancora. Game crash and fatal error. An application fatal error. Do you want to see the crash? Game and client log file the developer che. Sì, e questo ti fa inviare il messaggio di errore agli sviluppatori. Però tu prova a fare una cosa nel frattempo. Disinstalla e reinstalla di nuovo il track SMP. Però scaricalo dal sito internet. E poi lo disinstalli e lo reinstalli un'altra volta. Io così ho fatto e ho risolto. Io non è che sto bene, sto buono come te al fatto. Ah. Cioè, devo fare un altro aggiornamento. Prova a vedere se riesce, se il problema è l'aggiornamento. Come dici, non ci sono aggiornamenti. Sì, ma magari se li ha già fatti, però non li ha fatti a dovere. Comunque pure a me mi diceva la stessa cosa, l'altra volta vado ad un sacco di problemi, Però io poi fino allo spasmo. Ma io... Acceso e riaspendo. Stessa cosa, mi è capitato quando ho fatto l'aggiornamento... Il modem l'ho riavviato. No, è quello il problema, è che anche a me ha dato lo stesso problema e ho dovuto disinstallare e reinstallare il programma. Direttamente l'ho preso da Track SMP e poi dopo è andato bene, perché mi si frizzava, non andava oltre. Ma poi io non so impostarlo. Impostarlo, devi solo selezionare la cartella dei giochi. Ma quello, se tu lo disinstalli, quello mi pare che la posizione rimane memorizzata.
nella cartella di installazione. A meno che non cancelli la cartella, allora in quel caso lì dovrebbe eliminarti tutte le tracce. Però se tu disinstalli e fai l'installazione di nuovo, ti trovi già tutti i parametri settati. Dovrebbe essere così, eh. Dovrei disinstallare solo il client. Esatto, sì, solo track SMP. Però scaricalo prima dal sito internet, per sicurezza. Allora, intanto che aspettiamo, vado a prendermi da bere. Ok. Vai allo spaccio a prendere. Prendi due bottiglie d'acqua da 1,5 litri qua. Due sandwich e poi ti pago il caffè al prossimo autogrill. Ma io me la faccio l'automatico stasera. Ah sì, dai, è una cosa che ti diverte e ti rilassi. Bello il camion di Marco. Che camion, È il Volvone. Gli faccio pure un po' di pubblicità. Zoomiamo un po'. allora devo cambiare. ITS. Ecco Che colore qua, è il si legge. camion? Ecco il colore Grigio. aziendale. Allora, in che ditta sei andato? Antonio? Dimmi, scusa. No, In che ditta sei? Non in nessuna ditta. hai ancora preso il carico? Ah, no, alla fine come sono entrato in... ho messo il GPS e poi alla fine è sparito. Cioè, mi dice che non ci sono più carichi. Mo' ho provato, ho dormito, cioè nel senso ho fatto la sosta Sai come devi obbligata, fare? magari riaggiorno un pochettino Sai i no, sai carichi. come devi fare? Premi F7 e poi fai come vai al garage, quello ti si Sì, aggiorna automaticamente. si aggiorna. Come hai detto, scusa? Premi Al F7 come garage? quando devi far riparare il camion che sei rimasto a piedi. Ah. Ah, E devo ti fai riparare. teletrasportare al garage. Incredibile. Ah, Perché? sì, quella cosa là, sì. Perché in single player ti funziona diciamo il trucchetto che tu fai la sosta e poi ti sblocca le consegne. Invece qua in multiplayer ho fatto sempre così ed ha funzionato bene. F7 e poi vai direttamente al garage praticamente. Esatto, devi farti teletrasportare al garage. Adesso lo cancello. Niente, adesso c'ho pernizza io. Lo cancello in te il coso, quello che già c'ho. No, lascialo così. Devi disinstallarlo semplicemente l'applicazione e poi dopo fai l'installazione su. Non so se hai detto così, se hai detto così sì. Io non so come disinstallarlo. È da pannello di controllo, altrimenti prova a fare l'installazione così direttamente da quel file là. Perché Ciò lo cancello. altrimenti devi Dovrà andare in. installare di sopra, in Esatto, altrimenti dovresti andare in pannello di controllo e poi solitamente è la penultima voce del software da disinstallare. Track SMP. Per me state parlando russo. Ma qual è il pannello di controllo? Scusa. È Windows. C'ha ragione, io sono un po' come Fabian, corso di PC, Fabrizio. Allora, che devo mettere qui? Scrivi pannello di controllo, Sì, credo. nella barra della ricerca scrivi pannello di controllo. Pensa che io non ho manco studiato informatica, ho fatto tutto l'autodidatta. E nemmeno Pannello. io ho imparato ad aggiustare il Ma che computer perché ho smanettato. Allora, una volta entrato in bravo. pannello di controllo, poi devi andare in installazioni applicazioni. E l'icona è tipo. Sei entrato? Io ce l'ho, sì. Allora, sul pannello di controllo io ho sistemi e sicurezza, rete e internet, hardware e suoni. Fa una cosa, vai nella barra della ricerca del pannello di controllo e scrivi installazione
Vedi che dovrebbe uscirti l'icona del programma. Indietro, domette, programmi, pannello Installazione, pannello di controllo, poi installazione applicazioni, una cosa del genere. tu Antonio hai trovato qualcosa? Sì, ho trovato per Milano, quindi ci siamo di passaggio. Ottimo. Dov'è che devi Poi caricare pannello di controllo, il installazione. carico alla CSL, una cosa del genere. Comunque non vi vedo nessuno, a me è ancora buio, non capisco perché. Com'era poi? Pannello di controllo? Installazioni, Dov'è che applicazioni. sei adesso? Sono all'officina, al garage di Catanzaro. Dai, lo raggiungiamo al garage e poi ci andiamo dove dobbiamo cercare. Ok, Voi dove state? e... Raggiungiamo noi. Ok, vi aspetto qui allora. Ok, Sì, aspettaci lì. va benissimo. Oh, Noi comunque intanto Fabrizio della Donkey, ok, iniziamo ad andare noi. sì, no, me va su internet, non me va su. Quindi Fabri, non ho capito il tuo problema, non ti riesci a connettere? No, gli crasha, gli va fuori dal gioco quando cerca di entrare, Una mentre questione sta di caricando il disco. gioco, giusto? È quello che è È una capitato questione pure di a me. disco. Ho disinstallato e reinstallato il programma ed è andata bene. Può Quello che succedere. devo fare qui, dovrei disinstallare il Sì, programma. qua. Sta verso la fine solitamente il Dov'è? tracker Sì, ce l'ho SMP. ancora. Ma io c'ho altre cose qui anche. Il Allora, volvone. adesso mi giro e ti seguo. Il vol bellissimo quel semirimorchio. Madò. Carico pan, ma bello, arriva pure Fabrizio col Strada di trax. vetro stiamo portando. Sì, ho capito, Track bellissimo. launcher, ora che devo fare? Ma devi andare avanti, devi fare... Devo fare disinstalla? Sì, devi fare prima disinstalla e poi vai nella cartella dove hai scaricato il programma e lo installi da là. Boh, non si va neanche, perfetto. Aspetta che si gira anche Dalt. No, no, stavo lasciando strada, capito? Allora, Grazie. ora apriamo questa cartella qua. Marco, pensa che io il garage l'ho acquistato oggi pomeriggio quando sono venuto a preparare il carico, perché non Sì, ma l'avevo non ti chiedo. acquistato e non riuscivo nemmeno ad acquistarlo in remoto. Infatti sono Anch'io venuto qua. riprendo all'ultimo. Mi sono allontanato prima con il camion da Bari, sono andato e poi sono dovuto ritornare indietro. Oh, comunque io quando è stato? Il 2 la mattina ho aperto. Non ho giocato, però ho visto che. Boh, vai pure, Antonio, che Vado? ce l'abbiamo Sì. dietro da butti qui. Il manubrio, cioè il volante, l'ultima volta che abbiamo giocato, sentivo che quando giravo Sì. faceva tipo un rumore, tipo un click, che Ah. non l'avevo mai fatto prima. Alla fine ho constatato che nonostante io avessi cambiato il motorino e tutto, alla fine, cioè, è come se si fosse assestato, ma ci mancava un po' di grasso. Io ho messo quello, mo sembra di aver il salvo step. Ottimo, è quello che ho fatto pure io la manutenzione al mio volante. No, ma la cosa. Senti tipo clic 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 quando sterzavi da un lato. Quello sai che me lo faceva quella bacchetta che il G29 c'ha, cioè una bacchetta che va su un tipo una cosa metallica sotto, Sì, quelli si sovrappongono, escono l'una esatto. sull'altra. Esatto, me lo È faceva come il proprio in G29 e G27, scusami. Cioè, quello faceva proprio in quel modo. quello è lo stesso problema che ho Alla fine riscontrato ieri. ho messo il Comunque la grasso. meccanica è uguale, ma il G27 è più robusto come componenti. Ho comprato del grasso al litio ed era Ah, meraviglioso. quello sì, io ho messo quello lì siliconico perché era quello che mi Quello trovavo. siliconico, cioè, c'ho Quello tutte e nel... due, ma però ho messo quello al E quello è litio. ottimo, quello è ottimo. Va veramente bene. Quello sì. E
Poi l'ho modificato il G29, non so se ve l'ho detto che tipo di modifica ho fatto. Ah, che cosa hai fatto? Dato che c'avevo due coperchi, quello nuovo e quello usato, quello usato ho preso la... praticamente l'ho tagliato, in modo che adesso per lubrificarlo non sono costretto a smontare il volante, apro direttamente il coperchio. Buono, ottimo. Ottimo. Così ogni volta che sento che c'è qualcosa che non va, o non sono costretto a smontare tutto il volante, lo lubrifico praticamente dalla postazione stessa. Caspita, hai fatto una grande modifica. Questa è da... Perché? Dimmi, dimmi. No, dicevo Marco, questa è da strombazzata. Sei pronto? 1, 2, 3. Gli abbiamo dato il battesimo della strada. Abbiamo meggato il fronte. Vai, niente. Anche nemmeno così. Ah. Niente, non riesce a entrare. Che peccato. Ho Non è detto. che con gli ultimi aggiornamenti il tuo PC non lo regge più. No, Marco, è capitato pure a me. Ti ho detto lo stesso Però problema. Ho non l'hai disinstallato risolto. e Minchia, non mi trovo con Ho capito, l'ho riinstallato. appena fatto. Disinstallato e reinstallato o solo reinstallato sopra quello vecchio? No, l'ho disinstallato e ristallato. Strano. Se ti esce quella scritta, invia l'errore agli sviluppatori. Può darsi che se c'è un bug lo risolvono. L'ho inviata a mo' da vedere se è solo quel profilo. Bravo. Giusto, può essere pure che è quello Il mio là. profilo se mo' fa vuol dire che il problema è il muso. Ma infatti io le mod le utilizzo su un profilo a parte. Ma mo' che ho disinstallato e ristallato, Trackbook rimane lo stesso coso? Sì, è No, lì non quella è funziona niente. una cosa a Sì, perché parte. quello c'è un cloud a parte. Sì, Esatto. scusatemi. Adesso gli devo rimettere l'impostazione o lo devo rimpostare o no? No, Trackbook non c'entra assolutamente niente, rimane compreso. Sono due applicazioni distinte e Sì, lo so, però c'ha bisogno del coso separate. Ah! Ho capito, no, non c'è bisogno perché quello è il file di installazione sta sempre nella stessa cartella, non è che tu hai cambiato la Trackbook cartella. scaricato. Appunto, quello che dico, Sì, ho capito. ora ho capito quello che dice lui. No, non c'è bisogno. Prova entra Ok. in pro mod. Mi dà lo stesso problema che mi dava ieri, che ci mette per po' ad entrare. Sei partito. Sì, io sono pronto. Non so se aspettavamo Fabrizio No, per guarda, me. No, no, vai, 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 tranquillo. dovevo essere io il capo di fila, ma siccome siamo in pochi e tu ti fermi prima, Ah, ti tu hai do allora? l'onore. Ah, A te l'onere e l'onore di pagare tutti i caselli qua. grazie. No, tanto io faccio tutti Marco stasera se l'è no, scampata. è che lui si ferma prima. Mo si dice così. Ma che onore, ragazzi, merita una strombazzata. Vai. Trenino, trenino. Sì, comunque del Figlio della Volvo non è lo sportatina. scaccio normale che le trombe. Ma metto visualità. Allora, Ah, preciso. ora vediamo se è il Cerco tuo. di agitare. Al massimo ci raggiungi, Fabrizio, se riesci No, a risolvere. se sto in pro mod, se non funziona quello del server, Ho detto dovrei se finire. riesci a risolvere il problema, ho Ah, detto. sì, dovrei vedere. È un problema, mi sa, di profilo. Che sto entrando. Non vorrei parlare, però mi pare che sta entrando. Speriamo bene allora. Ma In quel profilo lì c'hai le mod? In quel profilo lì che non ti apre c'hai le mod? No. Allora è strano. Ma devi provare al limite domani a giocare in single player. Può darsi che in quel punto è buggato. Magari facendo sovrascrivendo il salvataggio, forse ti va meglio. Ah, Prova. dici con lo
stesso profilo? Esatto, ti fai tipo Ah, qualche. no, ma io sì, non avevo capito. Entri Perché ed io esci. c'ho profili diversi, allora Ah. sì, ti sto a dire che gio ho giocato fino a quel momento, fino a pochi minuti con qualcosa, ma giocavo con quello e ci gioco solo che c'ho le mod, capito? Ah, ok, perché può darsi pure che le mod vanno in conflitto con il multiplayer. Oh, raga, Sì, ma su questo invece che ho provato adesso, le mod non ci stanno. È come me, liscio, infatti è su questo profilo qua che utilizzo per il multiplayer, liscio, senza mod. Pure quello dove sto entrando adesso, Garmati, Ah. ha crashato? no, ancora no. Ci mette il Buono. casino a caricare, ma è normale, va a promozione. Ok, ma Sì. quindi quello di prima che crashava ce li ha le mod, non ho capito. Quello no, quello è Ah. pulito. Però è strano, però. Allora. Sì, però No, pure c'ha. a me ha fatto la stessa cosa, cioè nel senso settimana scorsa non riuscivo a entrare, se vi ricordate, poi vi ho raggiunto. Sì. Sono riuscito a raggiungere. Direzione a caso di Fabrizio. Ok. Sì, siamo a Napoli. Minchia, quanto mi mangerei una bella pizza di quelle a Modena napoletana, mamma mia. Quelle lì a portafoglio, quelle lì che le pieghi e le mangi. Mamma mia, quelle che le prendi proprio che si, sai, quella pasta fine, quella crosta alta, madonna. Che ne può mangiare? Il cornicione. No, no, nel senso che qua non è che trovi. Sì, qua la pizza è buona, però qua la pizza la mangiano. Ma perché Sono tu stai? fino a Abruzzo. Ah, lascia Io perdere. sto tra Molise e Abruzzo sul mare, io Sì, sto a sì, San sì. Salvo. Ci sono Basta. un sacco di cose meglio da mangiare. Ma Di come fanno no, la pizza. ma che bravo ragazzo Antonio che rispetta i limiti. Bravo, Ah, mi bravo. piace che è così di brutto. Marco, questo mi sa che ti togliere il posto di capo cosa qua, Oh, occhio. comunque da quando ho cambiato scheda grafica mi piace, cioè, ho ripreso il gusto di giocare con la visuale interna. Il capo convoglio qua, mi sa che abbiamo trovato il vice del È il vice. profilo, Ah, ok, buono. è il profilo, Fabri. Sì, a quanto pare sì. Però secondo me Scusa, ma pure quello prova. quel profilo lì puoi entrare anche senza capo. Con questo? Eh sì, eh. E dovrei smontare tutta la promozione. No, basta che entri Ah, beh, sì, che su vado in qualsiasi altro single server. player. No, anche online, basta che entri su Sì, qualsiasi vado altro online server. invece di andare. Te lo disattiva lui. Sì, in Sì. automatico. Marco, comunque alla Però fine questo ce l'ha la mod. dovrebbe Il problema è disattivare. che questo c'ha una mod. C'è una mod di quelle, c'è un ritocco stilistico. Ah, vabbè, quello solitamente però te le disinstalla. Perché, però se No, questo profilo è andato bene. sì, te sto a dire. Questa che c'ha la piccola, diciamo, ritocco stilistico che funziona, ma lo vedo solo io, Ah. funziona. Quell'altro che invece, sì, pure quello ce n'ha uno, però ha sempre funzionato. Ma che c'ha Ma che all'interno il cosa mod? intendi per ritocco stilistico? Sì, c'è una mod, cioè è una piccola mod che ci sono varie mod che funzionano anche in multiplayer, però alla fine le vai a vedere solo te. Sì, sono in locale, si chiamano local mods. Sì, sono le local mod, sì. Ma che cos'ha sto autoritocco? No, come detto? Ritocco. In questo qua, in questo camion che c'ho io c'è la scritta Scania con le lucette verdi dietro. Ah, ho capito, ho capito, ho Che capito. poi vabbè pure lì che sta la cosa per cambiarci i colori. Io ci ho messo verde, però mette qualsiasi colore. Sì, ho capito. Prima provo invece a entrare con questo. Vabbè, voi dove state? Stiamo per strada qua. Siamo nei pressi di. Non va, Allora. tranquillo, almeno ci provo Napoli, e. Napoli, nei pressi di. Stiamo andando in direzione Napoli. Vabbè. Morire, se riesco ad Comunque. entrare Magari velocemente, ci sì, ci vediamo a Napoli. permette. Io, se Conosco la riesci. mod, sono Siamo fluido. in direzione Milano. Oh, ma io vi ho perso dietro. Ma quanto sta a camminare? Io No, sto no, ma lontano. ti vedo io. Io ti vedo, Ah, anche sul radar ti qua. vedo proprio. Dab, sono fluido.
Mamma mia, incredibile. Boh, perfetto. Mi sta venendo, mi si sta accaponando la pelle dall'emozione, talmente che sei Sta fluido. scappottando, si stava scappottando la pelle. Comunque, Vuol raga, dire che la la professione Wind è nuova un altro. adesso tutti. La Wind è proprio un altro passo. Cioè, io ho pagato 3 anni un'iperfibra a 33 euro al mese e viaggiavo a 5 mega al secondo. Hanno rubato. Maledetti. Hanno rubato a 5 ma che secondo. Guarda, è incredibile. Io poi che sono, ripeto, io non è che sono, Mi dissocio. e io la lascio scorrere, no? Cioè, non. Mi dissocio. Nel dubbio mi dissocio. Per dubbio ne mi No, dissocio. ma non è per qualcosa, è in live, Poi scrissi a Marco, Marco mi ha mandato un link, ho cliccato sopra, non ho mai visto una cosa del genere. Grande Comunque Marco. 70 megabyte al secondo, Cos'è che avevi fatto? effettivamente. 176, mi sembra. 176, Mamma sì. mia. Mai visto una cosa del genere. Caspita. Ah, 200 mega. Sì, ma non lo so, guarda, C'è il contratto a incredibile. 200 mega. Sì, c'ho quella, sì, ma non me l'aspettavo proprio, cioè quella stessa linea Vabbè, del. pure Io io sono mando. passato da 14 mega, non sono proprio. So io che non voglio pagare di più, perché io sennò arriverei al 130. No, ma non è per. Forse. Allora io con la Vodafone avevo messo, cioè forse non so, sarà che era una delle prime fibre, non lo so. Comunque io avevo fatto il contratto 3 anni e mezzo fa. Allora mi hanno messo all'inizio iperfibra fino a 50 mega, poi me l'hanno passata a 100 e mi hanno fatto pagare tipo un 8 euro di. Ma io a 600 mega non ci sono mai arrivato, il massimo che sono Sì, arrivato sono tra però il 4-10 fatto. mega, E tu a quanto 15. vai, Fabrizio? Io 70. Perché 70 ci sputi sopra. No, io non ci sputo sopra. Infatti, però, quando ho fatto il test, la persona che l'è venuta a montare, quando ha fatto il test, sì, siccome lui si era sbagliato porta, aveva fatto un test che addirittura era arrivato a 130 mega. Poi il contratto non era il mio e ha cambiato porta. Però da me qui piglierebbe a Potevi 130 dirgli, dai, lasciami lì. mega. E io ho detto, no, non ti preoccupare, che gli ho detto. Scusa. Ma sì, Non all'altro penso. dagli la mia, gli dicevi. No, no. Non è. Mo' so, l'ho fatto la stessa cosa. Con lo stesso profilo. Ma il server mi sa. A me US Simulation che mi fa così. Ma perché? Ma Non lo strano, capisco. noi siamo entrati tutti e tre. Sì, Lo so, lo so. prova a mettere da parte temporaneamente la mod che c'hai qua. Vedi, può darsi che la mod che va in conflitto, anche se non dovrebbe essere così, però non lo so, è Provavisi. strano. Prova. Provavisi. Se era quella mod, voleva dire che era il profilo, Sì, ma tu sei riuscito ad entrare? Ah, ma Scusa Fabrizio, prova a entrare su Simulation 1, vedi se entra. sì. Cioè, perché o ti entra solo su Pro Mode, ma non credo. Dab, ma tu quanto disti più o meno? Da te io Quanto so. sarà? Quanto sa no, da te a Vibo Valenti, a quanto sarà? È un bel po' di chilometri. 200 se non sbaglio, 230, 240 più o meno. Da Napoli sono di più, mi sa, saranno almeno 300 km più o meno. Sì, approssimativamente. Anzi, forse qualcosina in più pure. Mo vediamo su qui. Tu non abiti a Napoli, ricordati. Io sto in linea d'aria, sto a 2 km dal primo quartiere di Napoli. Se quest'estate scendo anche tanto trovo un modo di trovarlo. Ma è bello Ciao averlo Dab, Gire, però. buonasera. Dab. Catanzaro, direzione Lussemburgo. Gli fa schifo. Si fa un Cosa bel dice giretto Dab? qua. Aspetta, sta un attimo.
Grazie ragazzi, c'è l'amico Gire qui nel canale che è passato a salutarci e ci sta augurando buon viaggio. Grazie. Grazie, Ciao, grazie, Ciao, grazie a grazie. te, ciao. Dicevi? Ti stavo Viva dicendo, Schifo. quest'estate se riesco ad andare giù in Calabria, magari vedo se riesco a passare a trovarti. Fammi sapere che se sto qua tranquillamente ci salutiamo di persona. Come Non so si dice? perché mi entra solo in Aspita, sono a cifra Niente di simulazioni. chilometri, eh. Capito, Fabri? Cosa? Sono a cifra di chilometri Napoli, sono 417 km. Pensavo Quel... di meno. È come la distanza più o meno da Napoli a Firenze, Siena più o meno. Grosso modo è quella distanza là. Ora riprova a rientrare in promoto. Mo vediamo se è pure quella. Prima ci sono entrato, mo vediamo. Però tu fai una cosa, quel profilo che ti dava problemi, passa prima in single player, fai un salvataggio manuale e poi dopo rientra nel multiplayer. Però cerca di togliere la spunta dalle mod. Lo fai come se fosse un profilo liscio. Però comunque ragazzi, veramente, tutti i santi venerdì c'è sempre qualche problema. Porca miseria, è vero, se non è a uno è un altro, se non è a nessuno è per tutti. Cioè, Una l'altra volta volta che abbiamo riusciamo a avuto partire, che problemi siamo tutti per tranquilli. Oh, ma Madonna, incredibile. io perciò mi sono anticipato oggi pomeriggio. Ho detto, prima che riscontro qualche problema tecnico stasera, ho detto fammi vedere le cose come stanno. Infatti, io fortunatamente ho preso il carico, ho detto mo lo aggancio, poi dopo almeno se stasera per qualche problema o magari faccio un po' più tardi, almeno ho già il carico già pronto, devo soltanto mettere in moto e andare via. Ci manca stasera i ragazzi di quell'altra azienda, eh? Sì, ma Ma loro, ma ultimamente stanno a fare un coso pure loro, vabbè. un convoglio del venerdì interno pure. Ah, Beato. ok. Si sono organizzati e mo li fanno tutti i giorni, qualche volta il pomeriggio e qualche Vabbè, l'importante è che pure loro si divertono, insomma, che stanno in buona compagnia. io ogni tanto vado a passare il pomeriggio da loro. Ah. O da loro o Fai da Jesper. benissimo. Relazioni pubbliche. Ma così deve essere, no? Magari qualche azienda che deve Faccio essere di relazioni meno pubbliche così. io. No, ma Però poi capisco un pochettino. La Donkey Transport, quanti siete? 12. 12. E da quando è che c'è in giro? Dicembre 2020, no Fabrizio? Quindi è recente. Novembre, sì, No, no, dicembre più o non è meno. Dicembre tanto. o dicembre, la fine di novembre, inizio dicembre, per grosso Sì. modo. No. Mi capitava di vedere. Allora, una volta mi sono sentito con un ragazzo tipo l'anno scorso che mi aveva detto di scarica Trackbook, poi ci siamo incontrati una volta e lo voglio vedere. Detto come cammina, abbiamo fatto una tratta più o meno di 100 km e poi mi avevo invitato nella sua azienda, ma poi non ci sono mai andato proprio perché. Oh, abbiamo trovato uno, possibile. Guarda Antonio, guarda Antonio, io non sono mai entrato in nessuna azienda, ne ho ricevute di proposte, poi si sono messi a viaggiare con i miei ragazzi, mi hanno un po' tampinato siccome mi stavano simpatici. No, io cioè, dicevo per arrivare poi a. Mi è capitato di vedere però c'era un'azienda con dei camion verdi, neri e bianchi. E la VTC Logistica può essere? Una cosa del genere. Può essere. Vedevo dei convogli loro, ma erano una cifra, cioè certi pacchetti. Lo so. Stavano tipo 30, Non ho 40 visti camion. certi. Bravo. Io non ho visti certi. Mi sono con la VTC che c'avevo prima. Ci siamo messi insieme. Ci abbiamo fatto dei convogli con gente che c'erano in totale 50 persone. Madonna, che Mamma brutta. mia. Abbiamo fatto un
convoglio da 60 per No, io convoglio una cosa bestiale. Però lo sai che una volta, però vedi, in Europa non succede, cioè con ATS2 forse è raro, perlomeno se io che sono disinformato. Però su ATS organizzano spesso sti mega convogli dove tu vai e ma non ci sono partecipi, italiani, stanno. capito? Però io per esempio mi sono beccato con Marco Scagnavabis, si chiama, non so se lo conoscete, sta pure su Sì, Contro. diversi gruppi. Lui, sì, lui è su diversi gruppi. Noi ci siamo beccati una volta su un server di questi, su ATS è stato il primo, ma è capitato una su, forse, cioè proprio una mosca bianca, mi è capitato che partecipo a un convoglio di quelli, ma eravamo, io c'avevo il Peterbilt, ma eravamo un Bello. bordello di camion, è stato veramente bello, cioè io Ce poi, l'ho vabbè, anch'io. io poi ho guidato per poco, cioè la tratta che ho fatto è stata poco, perché poi avevo da fare, quindi è stato bello. Comunque, cioè per dire che alla fine non sono mai entrato in aziende proprio perché, cioè io quando do la parola per me è la parola e se poi non riesco a Guarda, rispettarla, pure io so così. guarda, cioè io io non. allora Io quando posso giocare a gioco mi trovo, mi diverto, quando non posso purtroppo non da posso noi è stare. così. Allora se vuoi puoi entrare. Da noi è così. Quando vuoi vieni, quando vuoi, quando non vuoi non vieni. No, Anzi. tipo quello là che mi aveva invitato, devi fare tot Sì, chilometri a settimana, aspetta, devi grazie, ti sto certo. spiegando. Vi spiego, infatti, pure i ragazzi da cui vado io il giorno, che ci sto lì, chiacchiero, coso, perché qui non ci sta nessuno. Loro, o sai quanto fanno? 20, minimo devi fare 20.000 km al mese. Mamma mia. No, 20.000 km al mese sono la media di 800 km al giorno, no? Più o meno, o no? Cioè, 600. manco fosse un lavoro vero, Sì, però non è te che sto dicendo, ma poi. da noi c'è gente che ne fa 1.000, 3.000, chi non ne fa per niente, c'è gente che il mese scorso non ha fatto per niente, ma nessuno gli ha detto niente. Sì. Eppure io ne ho fatti 40.000, e poi Quindi io sto mangiando per il gioco, cioè non è che pure Marco ne ha bravo. fatti 8.000, Bravo. 8.000 e 3.000. Non è che tutti abbiamo tempo Allora, di farci un consiglio. il mio pensiero è. Il gioco deve rimanere un piacere all'età che ho, cioè per me aprire gioco, se ho degli amici con cui condividere mi diverto, sto bene, se no quando Cioè, poi ultimamente Torino, il single lo sto facendo poco. se c'hai tempo e noi siamo sempre qua, a Sì, ma a me fa piacere, io me la aspetto, sera ma per carità. soprattutto se tu c'hai un'oretta mi chiami, io pure se non c'ho aperto lo apro, però Sì, a deve me fa essere una cosa, piacere. io per esempio gioco per stare in tranquillità, perché anch'io ho una Esatto, certa età. bravo, esatto, Comunque, ce ne vuole, ragazzi, ti la rilassa. promo ne parte, ma il singolo, ma gli altri server non parte. Ma che peccato, però, mi Stranissima sta dispiace. cosa. Però è strano davvero, è la prima volta che lo sento. Sì, anch'io. Che la promo parte e quell'altro no. Capito, cioè, Ehi, okay, assurdo. Mannaggia. solitamente è il contrario. Quelli là, diciamo, più particolari non partono e gli altri solitamente invece vanno lisci. Strano. Fabrizio, sei sempre il solito, hai Ma sempre avete visto? l'esclusiva. Avete visto che avevo pubblicato qualche giorno fa, sempre di American Truck Simulator, una Ma gara perché tu proprio su giochi American quello? Truck? Minchia, io sono patito di American Allora, Truck. noi Io se quando vuoi, posso un viaggetto me lo faccio pure se vuoi, quasi là. Beh, tutti buon i mese che non lo mercoledì, apro comunque. noi quasi tutti i mercoledì cerchiamo di fare un viaggetto su ATS. Se Noi una vuoi, volta, siamo qui quando è dalle 8:30 in stato? poi. Perfetto, grazie mille, grazie per avermelo detto, perché a volte è più facile il mercoledì per me che il venerdì, proprio a livello di orari, diciamo. Allora, Va bene che mo che mia lunedì moglie sta a abbiamo. casa, mo che mia moglie sta a Allora, casa, lunedì tranquilla, c'è la arriviamo. promo. C'è la promo di ETS. Mai Mercoledì giocato ci il sta multiplayer con la ATS. promo. Vabbè, per dirti, però ti dico il programma, nel Sì, senso. sì, 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 sì. Mercoledì c'è sta ATS e venerdì c'è sta il server normale su ETS. Beh, effettivamente è una mesata che non apro ATS, non so neanche più se con l'aggiornamento che hanno fatto mo Viva Messico è attivo oppure Ma per Viva Messico c'è bisogno di tutti i DLC?
Io non ce li ho tutti, a me manca l'ultimo, però funziona lo stesso, anche perché stavolta hanno fatto un solo file, No, prima perché a era una me, scheda di per file, esempio, ora ne era non uno avendo, solo. ti spiego, perché non avendo DLC non mi funziona quello del cavo. No, io non ce l'ho quello del Canada, io ho solo ed esclusivamente Viva Messico e basta. Se no potremmo fare uno scambio Zinga, per dire. Io ti cerco di fa attiva Virtual e tu mi cerchi di fa attiva Viva Messico. Come no, che Ok? problema c'è? Certo. Quando vuoi, ci sono. Io mi faccio un viaggetto in promozione. Funziona solo quella e non voglio buttare la terra da qui. Andavo troppo piano, Marco, l'ho fatto, è vero. Vai, 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 tranquillo. Tanto noi qua ci adeguiamo e ci adattiamo agli altri. No, mi è arrivato di lato, abbiamo Scusate poco. ragazzi, ma ci ho provato a stare con voi, a giocare con voi, però sto comunque qua con voi, dai. Aia. Ah, Fabri, mi dispiace, mannaggia miseria. Però Stasera che ero io il capogruppo, non ci sono, non sai che peccato. a caso, vedi, omonimo ti ha fatto le scarpe e ha preso il posto tuo. No, non era, il posto è De Marco, quindi sì, il posto è De Marco. Vabbè, ma Per me è lunedì. è lunedì, credo Marco, però Marco Che detto che ha ceduto il pass a te, quindi stasera ha detto il pass era tuo, quindi stasera. vi volevo dire, sapete che mi sono comprato? Ho Cosa? provato su Instant Gaming, ho un'offerta praticamente stracciata, l'ho pagato 2,99 euro. Ho comprato NASCAR Rate 4. Ah. Ah, Madonna, è da che c'hanno morire. di differente i cosi, i rimorchi con scritto Schwarzmüller? A bellezza della scritta. Vabbè, cambia il peso, la lega metallica, cambiano le sospensioni, cambia un po' tutto, tra cromo e I cerchi, Schwarzmüller. No, le ruote. io dico su quando vai a prendere i carichi, eh. Cambia proprio il seme rimorchio. Devo Cioè, nel fare senso che te lo caricano su un rimorchio Schwarzmüller, penso. Sì, è stiloso. come Tron Schwarzmüller, esatto. Schwarz Sì, Müller. che oggi ho scaricato un po' di DLC Ah. di quelli di Asbug. Di stramaccio. quelli dei rimorchi e quelle dei listici. Ah, sì. Ho preso il DLC del Volvo. Ah, ma hai preso pure Wow. quella dei rimorchi? Cro Preso Schwarzmüller e quell'altro Tronic. ottimo. A me parlando di Volvo mi manca tanto tanto il vecchio Pentagon, ma proprio il vecchio, quello della versione 1.36 1.36. Ah. Mamma quanto mi manca quello. C'avevo pure un paio di skin fatte, vabbè che erano le prime armi, comunque c'avevo già un paio di skin Marco, fatte. dimmi. ma te l'ho detto poi che sono riuscito a scaricarlo del Mercedes, Quale Mercedes? quello che c'avevi tu su una live, che mi hai passato il Ah, link. sì, quello vecchio. Sì, quello vecchio. Mo c'ho quello, Ok. c'ho il Turbostar e c'ho il 133. A proposito di Madonna, Turbostar. io vado trovando lo Scania, quello vecchissimo, l'M144 può essere? Esattamente, Essere, bravo. E poi vado trovando l'Eurostar, mamma quanto mi piace ma l'Eurostar. magari ha trovato l'Eurostar. Io ce l'ho un Eurostar, ma è A fatto me io non ho così. trovato uno di Eurostar, Madonna. ma era vecchio e non andava bene con quella No, il forma. mio funziona tutto, però è un po' non è tutto bene No, bene. A me è una se non mezza so ciupega. Oh, se non so fatto bene del modo mi scappa. c'era una ragazza che metteva pure taggava pure su officina virtuale, si chiamava Officina Maisto, se non sbaglio. E lei c'aveva sto Eurostar rosso. Madonna, no, Bordeaux, madonna come era fatto bene, tutte le rifiniture cromate. Sai che sembrava tipo il tuning pack di
quello che penso io è fatto bene esternamente, ma internamente non è un granché. No. Ma a proposito, ma quanto costa il pacchetto quello del gruppo Star? 6 euro più o meno, 5 9, euro, 10 euro. 4,99. Questo Quello là del motore e è delle marmitte, io l'ho pagato 4,99, 5 euro, l'ho preso. Non ce l'ho fatta più perché mi piaceva talmente tanto, mi ha appassionato il Turbo Star che ho detto, quello mio, lo voglio prendere assolutamente. Ma volevo prendere quello motori e marmitte. quello che ho preso, ma merita, guarda, Rough Garage merita veramente tanto, ho fatto E veramente un comunque ti ho ottimo lavoro. aperto il link, lo potete ritrovare. Quindi chiediamogli a Ralph se ci compro un Eurostar. No, però quello Magari. col Turbostar ha fatto un lavoro Un lavorone già fantastico. fatto. Mamma mia. Curato proprio nei minimi dettagli, è pazzo. Una Ragazzi, mod qua mi così passate il genere. link del Sì, Rough poi te lo Garage. giro. Io non Ok, ce l'ho, grazie. però sono un Ce po'. l'ha Marco. Perfetto. Che voglio prendere. Io su sto computer ancora lo installo il Turbostar, lo sai? Ancora mi L'hai ci faccio un ancora giro. installato? No, ancora mi ci faccio un giro. Mannaggia, che bello usato. Prima o poi. Oh, comunque il colore pure che ha fatto Fabrizio. Mamma, quel Ah, colore è quel pazzesco. russo là. Quello è magari quello di default. Sì, solo che ho leggermente aumentato di un pelino la saturazione, quindi è leggermente più Guarda che scuro. bello quel colore. Ma non l'ho modificato Io più di tanto. Oh, ma do questa l'ho visto su uno Scania un colore pazzesco, è tipo un arancio rame. Mm. Sai, quei colori tipo bronzati, però è difficile proprio da spiegare. È qualcosa di meraviglioso con tutte le rifiniture nere, i cerchi neri, mamma mia, era da impazzire. Se avessi avuto il telefonino dietro, gli avrei fatto pure una bella foto, l'avrei postata. Invece, sotto casa di nonna si parcheggia un bel Volvo 750, un trattore bellissimo. Quello sta fatto veramente bene. La foto mi sa che l'ho messa sul Sta gruppo. fatto veramente bene. Fabrice, comunque se vai su Google basta che digiti Ralph Garage. Quella ti esce quelle altervista.org, una cosa del genere. Non ti puoi sbagliare. Se stai al Quindi PC. anche perché se sto aspettando l'amico mio che mo passa Ah! faccio notte, preferisco Ragazzi, mi sentite? Sì, ti Sì, ha sento. voglia. È da 2 ore che chiamo Antonio. Ma no, Preferisco allora scusami, che mi va che non mo compro. Ah, Non ho ma ne sentito. vale la pena, Fabri, fidati, ne vale proprio la pena perché è fatto Però veramente sto. bene. Dimmi Fabri, dimmi Marco, scusami, dimmi. Marco? Non ti sentiamo. Fermate il distributore che mi ha chiamato le musette. Mi devo fermare al distributore? Sì. Ah, ok, sì. Omonimo, io l'unico problema che c'ho col Turbostar è che quando metto il cassone suo dietro, il Sì. telone, non riesco ad agganciare altri carichi. Ah, e c'è, se non mi sbaglio, c'è il rimorchio suo, il rallato che puoi collegare, se ho capito bene quello che dici. Ma poi come fai ad agganciare? Boh, Come dovresti. aggancio poi i li vai Ah, devi attaccati. agganciare per forza il tuo. Sì, e credo di sì. Io non ci ho mai provato, Che li vuoi e agganciare poi. rimorchi Sì. pneumatici? Eh no, Sì, scusa. ho sbagliato allora. Mi Poi prendo male. un'altra cosa. Allora mi sa che ho lo stesso problema che non riesco ad agganciare quando metto l'asse lunga. Può Io quando darsi. mi trovo metto pure io un po' di benzina. Quasi quasi, rabocco pure. Marco, ma quindi quella foto che hai messo tu sul tuo profilo Facebook rappresenta il tuo mezzo? Quello lì che è il camion. E Che si avvera. Bellissima si abbeverà nel mare, là, quelle acque salate. quella foto. A mio cugino. Fortissimo quel gruppo. Quella è bella quella foto, sì. Mamma mia, mi stai facendo piangere. No, ma fatevi un giro anche sul gruppo, bellissimo. Ma pure quelle le foto dei Lego che ogni tanto mette, ma mi fanno Quelle morire. Lego sono Mamma spettacolari. mia. Io mi sono iscritto su Facebook principalmente per pubblicare stronzate.
Che ci vuoi fare su Facebook? Beh, sicuramente c'è gente che racconta anche i fatti suoi. Oh. Ma è quello. Ma perché io ci li dico sempre con mia moglie. Perché lo prende troppo seriamente Vabbè, bisogna essere anche seri, ma non seriosi, però Facebook. No, nemmeno troppo aspetta. stupidi, eh. Finché tu non ti metti a discutere con la gente. Questo sì. Onesto, io Facebook neanche ci avrei mai pensato di farlo. L'ho fatto perché c'era un giochino stupido che giocava un mio amico, si chiamava Mafia, tipo. Dovevi fare proprio Sì, ma è tipo un bello, mafioso. mafia. Dovevi fare tipo il mafioso, Sì. no? In sto giochino di Facebook. Allora mi ero iscritto per quello. Poi ho iniziato a pubblicare stronzate rapide. Ogni tanto Io giocavo a Dragons of Atlantis durante. Io pure qualche cosa di serio lo pubblico, però non lo prendo tanto seriosamente. Eh sì, bisogna Come essere. quello Come quello tutta la dei pagina ragazzi. del negozio A me fa mio. morire quando ci sono quelli che pubblicano le bufale che sono scontate al 100%, che sono bufale. Ah. Convinti che si era Beh, scoperto lei stessa. poi Noi dico. abbiamo un gruppo di famiglia e c'ho delle zie over 50 che pubblicano delle cose su quel gruppo. Ma un gruppo di Facebook, l'avete? No, no, un gruppo WhatsApp con Ah, altre due WhatsApp, sì. cugini, sì. WhatsApp io non sono uscito da uno di amici. Degli over 50 che pubblicano delle cose. Poi ci credono pure, la fermezza, cioè la Fermezza. passione che ci mettono. Google non si paga, lo dico sempre. Qualsiasi cosa devo, io per qualsiasi notizia che apprendo, la devo prendere e la devo leggere per almeno 9 volte. Se non la leggo per Bravo, meno 9 volte, è è falso. quello che ti stavo a dire. Non solo, ma vado a vedere anche le fonti, quali sono, se sono attendibili, se non sono attendibili. Notizia la do subito per falsa e per forte, però ce ne sono alcune che sono proprio palesi, che sono stronzate. Ah, questo sì. Questo sì. Tipo quando pubblicano della Lviv lì per una maggiore integrazione chiede di introdurre nella scuola i numeri romani, scusa, i Ah, sì. numeri arabi. Ma Che pure quella vuole del. introdurre. Perché quelli che cacchio stai usando adesso, che cazzo sono Ma quelli c'è romani? gente, ma c'era gente Arabi. che c'era gente che lo pubblicava convinta, capito? Vabbè, perché so quei coglioni. Oh, ma. E dovevi leggere i commenti sotto il post. Ti veniva da Sì, no, no, piangere. aspetta, Cioè. guarda che non ti preoccupare, lo sento io. Comunque pure io c'ho su Facebook, all'epoca avevo messo 2-3 like ad alcune pagine e ad oggi dico di aver fatto la scelta giusta perché stanno dei meme e dei link che ti fanno Ah, schiattare beh, proprio. Stanno dei meme proprio che. Io tipo c'ho. sicuramente, sicuramente una cosa è certa, non mi metto a pubblicare su Facebook i fatti della mia vita. No. Io per esempio metto delle frasi particolari, dei pensieri, Sì, ma però pure io le io cose private private non mi va. li vedo che c'è gente che mette anche i cacchi fuori, cioè. Pappetta time, doccia time, spazzolina da dandy time, mamma mia. Tipo quelli che vengono ricoverati in ospedale che mettono subito il post su Facebook che sono in ospedale. Cioè, Ah. ma tu sei in ospedale, ma io quando sono stato male, tu sei in ospedale, il tuo primo pensiero è pubblicarlo su Facebook. ma io quando sono stato all'ospedale, l'ultima cosa che pensavo era Facebook. Bravo, invece c'è gente. Sono in Ma ospedale, mi stavi là, forse speriamo perché io bene. c'avevo 9 costole rotte. Ah, E vabbè. allora non c'entrava un Cioè, messaggio. però se pure No, uno sta. fidati cellulare ce Fabrizio, che però il c'è gente cellulare che ce anche. l'avevo, Fidati Fabrizio, che c'è gente che anche con 9 costole rotte sarebbe capace di pubblicarlo. Oh, No, ma io mamma. sono contento. E io non è che non c'avevo Facebook, non c'avevo internet, c'avevo tranquillamente. Anche perché Vabbè. sennò Eppure. C'è gente veramente assurda su Ma io Facebook. pubblico
Allora, tante foto del posto di lavoro perché cioè, facciamo i post sempre Sì, per ho visto ogni riciclare. tanto che li metti. Quindi mettiamo post sul lavoro nostro. Poi qualche volta qualche ricorrenza speciale, magari, sai, c'ho tipo qualche parente che se, sai, quando c'è qualche evenienza particolare, se non gli fai la dedica magari ci resta male, allora Ah, tende ad evitare. sì, Sono anche poi quelli, ci poi alla sta. mezza frase gliela fai. Però, cioè, tipo, io c'ho qualche amico che magari, cioè, moglie e marito si commentano dentro la stessa casa, si commentano lo stesso post, Sì, no? è Sì. quelli che fa. Proprio, cioè. Ma io, a me pure capita. Ogni tanto metto il mi piace ai commenti di mia moglie. No, non c'entra quello. Io dico, magari, che ne so, la moglie pubblica un piatto da mangiare, no? Una pagina, risponde qualche amico che loro hanno in comune, e poi parte il dibattito tra moglie e marito sul post della moglie, cioè, capito in che senso? No, Sì, beh, ho capito. posso Cioè, commentare quello che dice un amico. cioè, tipo, cala la pasta che mo vengo, cioè. Secondo me sono posti inutili, come ti devo No, dire? comunque ragazzi, ci sta tutto, però io quello che volevo dire semplicemente quelli che appunto spiattellano i cazzi loro di famiglia, capito? Le cose vostre, le cose private devono stare private, non di sicuro su Facebook. No, questo sì. Ci sta chi magari prende Facebook come una valvola. Vabbè, c'è pure quello che pensa, dice, vabbè, è la mia pagina di diario pubblica e io ci faccio Lo so. quello che Sì, voglio. però Quindi gente dipende, che pensa perché così diventa pubblica, ma ci stanno un sacco di gente che la può vedere. E il problema è che la può vedere chiunque. perciò è pubblica. Gente brava è pubblica. Ma sì, ma il problema è che dovresti valutare quello che scrivi, perché la può Bravo. valutare più gente brava e gente cattiva. Bravo, bravo, pure Soprattutto, quello. soprattutto non mettere foto di ragazzini perché possono essere usate da qualsiasi persona. Perché tu sai bene che una foto può essere scaricata, capito? No. Sì. Non Che poi solo. secondo me è una cosa. Cioè secondo me quella è una. Vabbè che pure se non hai l'opzione di scaricarla qualora tu facessi lo stesso, Renegade la stessa cosa. 820 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella Sì, su diretta. quello sono d'accordo. Sto dicendo, Benvenuti. infatti io non metto. Carissimo Io non metto Renegade, mai. grazie per il raid. Thank Poi. you. Ragazzi, Fatto Claudio. salutate, c'è Claudio, il mitico. Oh, ciao Claudio. Ma da te sta Claudio? Sì, ha fatto appena un raid qua. Ciao Ma fatta la mia. belli, buona serata. Oggiu, mi raccomando, vedi di ritornare presto in gamba qua. Poi pure lui. Che qualcuno qua ti vuole fare le scarpe, Claudio, capito? No, Qua io. non facciamo nomi, l'omonimo. No, se tu stai a parlare di me proprio, non c'è proprio storia. Io non ci penso niente, anche perché lui è, diciamo, è un fratello. Non è un amico, è un fratello. Ma se tu non stai Noi là ci che conosciamo da bambini, perciò per me lui è come Ah, sta scherzando, sta scritto, ma se tu un fratello. stai là. Bisogna stare attenti agli amici, eh. No, vabbè, se... Io infatti che dire, io sto attento agli amici, ma lui per me è un fratello, è diverso. Fabrizio, sto scherzando. Sempre massimo rispetto, per tutti quanti. No, Con la mano anche sul petto, massimo rispetto. sul fatto degli amici ha ragione pure Marco. Però il problema è che te devi pure con i parenti, te devi stare sempre attento. I parenti, Guarda, che miseria! io so quali sono gli amici su cui posso contare su di me. Parenti serpenti, Sì, diciamo che. apposta. Ci sono delle persone con cui devo abitare e ci sono dei parenti che nemmeno quelli reali e quelli stretti non li puoi abitare. Renegade. Ho cambiato la webcam, infatti è per questo che vedi l'immagine un po' più grande, cioè in realtà è la risoluzione che è migliore rispetto a quella che avevo prima. L'ho messa Oh. nell'angolino lì per non dar fastidio alla live. Ah, Comunque io guardo rispondeva. la live da. Io sto sulla live di Marco. Ottimo. Ma incredibile. Oh, c'è davvero sta parte qua così della ferrovia, eh?
Ah, qua stiamo arrivando a Livorno. Nei pressi di Uguale, Livorno io stiamo. sono ma andato a guarda 20 che miglia. questo Queste sono è 20 miglia, hanno realistico dimostrato i danti. Eurofighter. Non ho capito. È realistico Eurofighter. Oh, ma guarda che pazzesco, Molto raga. spesso sì, è realistico. Se tu cerchi Infatti. veramente dove sta. Io ci ho messo un po' a capirlo dove era Sì, la Claudio, zona c'è pure Antonio. che usano per Roma. Però quando l'ho capito qual era la zona, ho visto che è molto realistico. C'è anche Come girare quella stazione là? Cioè, poi non ho capito se è proprio una stazione o meno, però io ci sono passato l'anno scorso e sono andato a 20 miglia in Liguria, ho fatto proprio questa strada qua e mi è rimasto proprio impresso quella struttura, il modo in cui era fatto. È identico, è pazzesco, ci sono ragazzi che avevano pubblicato anche zone di città che le riconoscevano, che erano fatte come veramente. nella Attenti, città guarda, reale. comunque deve essere un lavoraccio fare, cioè, ridurre tutto in scala. Cioè, noi abbiamo, per esempio, finora abbiamo percorso 1000 km in un'ora, più o meno Ma di giorno. oltre al lavoraccio di ridurre tutto in scala, anche il lavoraccio appunto di riprodurre monumenti di città. Porca miseria, veramente. Ma guarda che sto gioco qua è un lavorone, noi ci ridiamo, scherziamo, ma No, io tipo. per me forse è più facile fare come hanno fatto su Microsoft Flight Simulator. Loro hanno preso Google Earth e hanno ficcato là. Per me è stato più Vabbè, semplice. ma Flight Simulator è un altro tipo di No, però ti sto gioco. dicendo, Tipo di gioco? Io non ci ci ho hanno mai messo, giocato. per me è stato più difficile per questi Come qua si chiama? che Come per si quelli chiama? di. Sì, certo, perché comunque tu i dettagli sotto non li vedi bene come sto gioco in Flight Simulator. Vabbè, li vedi abbastanza bene come li vedi in Dall'alto. Google Earth. Da Però satellite. prova a buttarti quando vai giù si vedono abbastanza bene, Giù con l'aereo che io ci ho provato ed è tutto pixelato. ma io ho visto della gente che andava raso ai palazzi e si vedeva Ma abbastanza non bene, poi raso, vai. io sono andato proprio a terra, mi sono proprio schiantato di proposito. Tipo nei No, fiumi, il profilo dei fondi. io per esempio ho visto qualcuno che parcheggiava su San Pietro e San Pietro era perfetto. Sì, vabbè, se poi qualche luogo non l'hanno fatto bene perché appunto è un luogo particolare, allora lì ci può Ragazzi, stare. dice Claudio che ci vuole un PC di alto livello per far girare Flight No, Simulator. quello sì, quello ci vuole il PC da NASA. Effettivamente Sì, pure lui l'ha certo. scritto. Sì, beh, quello sì. Ci vuole almeno Però 32 giga di RAM. io Flight Simulator riesco a farlo girare a ultra. Sì. Vero, Claudio, vero. Ah, vabbè, con una 2080, no, 2070S c'hai? Una Verissimo. 2070 Super. Ah, caspita. Giga. Se pensiamo pure l'evoluzione di Flight Simulator da quella degli anni 90 fino ad oggi a livello di grafica ha Pregate. avuto Infatti, discorso ma pure i PC erano è negli anni 90, facevano schifo. che vabbè, ma pure se metti Discorso è Flight che lui è Simulator avanti 98, non so se esiste, però diciamo che ad oggi l'evoluzione è continua, ma a 98 passi già era veramente. abbastanza buono. Ad oggi Se ma voi il vi punto rendete è conto che il primo continua, video ma voi vi rendete conto che il primo videogioco era tipo il tennis, una pallina che faceva ding dong da una parte all'altra. Era no, era Sì, è due pazzesco. asticelle con una pallina. Bravo, sì. Il Cioè, roba tennis. che adesso Ma noi voi vi giochiamo. rendete conto che siamo partiti da lì Uno mo non ci pensa, però, tipo, noi adesso giochiamo a certe grafiche. Quando poi trovi qualcosa di più, subito te ne accorgi. Ma noi giocavamo con la PlayStation 1 e pensavamo che era il Oh, top del sembrava una mondo. figata di vero, tu pensi, Oh, ci sì. sembrava una figata assurda la PlayStation Cioè, 1, la tu giocavi grafica. con la PlayStation 1 e sembrava che, tipo, quando giocavi a Formula 1 dici, Madonna, che È grafica vero, questo. Claudio, è Faceva cagare vero. Formula 1, Non guarda. solo, ma pure col Commodore 64 io ho giocato e all'epoca i giochi là erano Qualcuno se lo incredibili. ricorda Outrun? Come no? No, Giocavo in infatti DOS, partiva sotto DOS. era bellissimo. A quei tempi era Mamma stupendo. mia. Invece adesso, se tu lo rivedi adesso, fa cagare. È vero, per i tempi che ci sono oggi e la grafica che c'è oggi,
Sì. Che merda proprio qua che l'abbiamo messo. Fanno in modo che Era pure realmente, bidimensionale. cioè, se uno dovesse stare veramente a passo con quello che sono i giochi e che l'evoluzione di grafica, l'evoluzione di... Cioè, più stanno e più i giochi richiedono RAM. Prima tu con 8 giga di RAM eri, mamma, 8 giga. Oggi con 16 giga è Che ci fai con praticamente 16 impossibile. giga? Raga, Io ne io ho 16, manco il però... telefonino mio fa con 16 giga. Cioè, dice. ormai devi pensare, se inizia ad sembrare un PC, devi iniziare a considerare dai 32 giga a salire, perché sennò... È vero, dice Claudio, basta guardare il code, allora che dice Gli code, aggiornamenti dei code. code Informazioni a bellissimo, confronto. gioco bellissimo, ma fatto malissimo. Io non sono esperto, quindi se me lo dice lui, insomma, ci credo. Però la Che vecchia code edizione parli? di code io mi sono appassionato, però poi con l'evoluzione che c'è stata, si è un po' discostata da quella che era il vecchio gioco, insomma, poi l'ho un po' Il code di oggi l'hanno fatto un po' alla Fortnite, diciamo, no? bravo, Il è un code è un po'... Ma no, non è... Fortnite Fortnite, quello. l'unico problema che c'ha è... Code non c'è, non c'ha le costruzioni, perciò Esatto. è fatto un bel gioco di guerra e fatto Eh sì, bene. Io l'ho perché scaricato su PC. ci mancava solo che mettevano anche le costruzioni, boh, era Allora coppia. io l'ho scaricato proprio quando appena ho preso il PC, proprio per provare la scheda video e il computer, ma sono entrato in lobby una volta col joystick e c'è tanta gente che gioca con tastiera e mouse, non ti danno neanche il tempo di poggiare. Vabbè, che poi lì c'è gente che cinta, che Eh c'ha i mod, cioè le mod, è proprio le hacker. sì, Perciò quando lì si è arriva a un casino. livello di Però lì, competizione, quando si arriva a un più che livello di altro che quello che fa competizione. incavolare Claudio, che fa a botte di 100 giga ad aggiornamento. Sì, è Cazzo pazzesco. dici? Claudio ha scritto: code ottimizzato male, ma non ha un anti-cheat come si deve. Claudio, appunto, questo è quello che stanno Ragazzi, io dicendo. vado a scaricare, siamo arrivati, devo salire praticamente. Ok, ti seguiamo Se mi allora. volete seguire, Eh sì. no, se no... Io oggi non dì la Claudio che non sto a giocare perché ho avuto problemi sul server normale. No, e lui ti sente, poi se ti Sì, lo so. risponde ti dico la Infatti sa risposta. che non sono con voi, sto in... Mi funziona solo la promozione. Ho capito. Ho toccato un po' il guardaroba. Hai leggermente sverniciato il guardrail qua. Lag da fare schifo certe volte e per quei lag muori subito. Sì, è vero. Vero, Eh sì. su questo siamo Sì. Sì. pure. Io c'ho un ragazzo che abita di Stavo fronte a dicendo me. adesso che la chi da fare schifo. C'ho un ragazzo che abita di fronte a me. Loro sono in tre, giocano proprio a... Ma se tu, io te lo giuro, l'anno scorso, cioè noi proprio, ripeto, abitiamo proprio uno di fronte all'altro. Io non ho il condizionatore, quindi capita che dormo con le finestre aperte. Oppure capitava che tornavi da una passeggiata, certi bestemmioni all'una e mezza della mattina quando io lagavo. Perché chi lagga è morto. Perdeva proprio, cioè, bestemmioni incredibili. Però questi giocano forte, cioè lui e questi due amici sono in tre. Ma io ho visto una sessione di gioco, lui gioca con tastiera e mouse, io ho detto mamma. Cioè, perciò è passata la voglia di giocare a COD, proprio perché il livello di competizione è troppo elevato, cioè. No, no, è elevatissimo. Quando arrivi a quei livelli ti passa pure, cioè perlomeno per me, poi è soggettiva la cosa. Io ripeto, torno sempre al fatto che per me il gioco è uno spasso, è quell'oretta che uno si concede di svago durante Io pure non ho mai giocato a COD perché non mi piace, Io no. ho giocato da ragazzino a un gioco online, avevamo un gruppo Facebook, avevamo un gruppo, però ho resistito 8 mesi a ritmi veramente elevatissimi, dopodiché ho Lo sai qual è a mollato. me i giochi che non mi piacciono? Quelli Noi ci svegliavamo la notte per fare gli attacchi Bravo, e quelli là a coordinati. me non mi piacciono. Poi ho mollato. Quando ho capito che pure lì c'era troppa gente, allora c'era gente che aveva i soldi per comprare Sì, vabbè, e là c'è per gli gente che che shoppano. poi c'erano i tool contro tool che ti mandavano il computer in palla, un disastro, secondo me. Messaggio di Claudio. Messaggio di Claudio dice: allora,
Io pure gioco con tastiere e mouse, ma se non sei abituato da sempre non è facile. Eh sì. No, assolutamente, certo, è vero, c'ha ragione. Io infatti ci ho provato, ma non è per me, cioè io mi diverto col pad. Sì. No, ma poi ci sono proprio gruppi. Quello che fai con mouse e tastiera non lo fai col pad perché Dice Claudio, bravo, è vero, quelli che spendono i soldi sono avvantaggiati perché hanno tutto aperto. certo. Sì. Gli scioppone. Sì. Troppo. Mannaggino però. Ah, io ho un carico per Strasburgo. Uno Ma prendo. guarda che non è che succede solo su cose, succede pure su coso, tipo un gioco stupido come PES 2021. Ma io pure C'è su. gente che shoppa, perciò quando ci vai a giocare contro, c'ha tutte le leggende, che cacchio fa? Io i cheater li ho trovati addirittura quando giocavo online con Gran Turismo 5 e È c'erano quelli che vero. avevano i profili hackerati là, le mod Sì. hackerate. Sì. Comunque andate a vedere quelli che giocano col pad fanno paura per quanto siano bravi, dice. Ma guarda che Eh sì. se riesci a imparare a giocare col pad è meglio. Stanno anche pad comunque, tipo che hanno dei tasti, c'è cioè qualche tasto in più a livello di. Stanno proprio dei pad. Sì, effettivamente c'ha ragione, per carità, non è che. Però secondo me mouse e tastiera è. Ma pure lì te devi abituare. Ha voglia. Però chi gioca col pad c'ha una marcia a più. Sì. Chi è bravo col pad c'ha una marcia a più. Secondo me mouse e tastiera fai più risultato. Sai perché? Io ho visto quel ragazzo che abita di fronte a me in una sessione. Cioè lui tipo con una mano, cioè con la mano del mouse lui cambiava arma, mirava, cioè era proprio, come te lo Hai dice, preso lui. il carico? Sì. Sì, io ce l'ho Vai, preso passo io. avanti. Passo avanti Sì. io? Ok, va Sì, bene. sì, sì. Grazie. Affacciamoci, eccolo qua. Guardate com'è bello Antonio. Cosa? Che passaggio. Che eleganza, hai visto? E ti abbiamo fatto pure la strombazzata, quindi ti abbiamo fatto anche gli onori di casa qua. Grazie mille. Oh, alla prossima vengo col DAF. Bravo. Vogliamo un bel DAF alla prossima. Mo stai a cagare fuori dal basile. Ah, io il DAF. No, il Bello, DAF no. il Guarda, man. io no. Io oggi ho preso il DLC del Volvo. Potevo prendere pure quello del DAF e non l'ho voluto Io l'ho prendere. preso, io ce l'ho, c'ho sia quello del DAF che quello del Io ce li ho mercante. tutti. Ah, io A me voglio mi Pure manca quello del DAF e quello del Iveco. Io. Comunque il DAF Non c'è quello è dell'Iveco. bellissimo. Quello del coso, del DAF e Del del Mercedes. Mercedes. Dice Claudio, sì certo Antonio, quello è normale, ma comunque mirare col mouse è più facile rispetto al pad. Ha ragione, perché ho Sì, provato pure io con i allora. giochi sparatutto con la PS3, ma è impossibile. Ci impiegava un sacco di tempo per andare in mira e tutto quanto. Dice, io ho Ma io provato. quando giocavo con la tutti i miei due Non è che c'è da andare molto lontano, eh. è Basta questione di abitudini pensare a infatti. GTA. Poi dice ancora il grande, dice, io ho provato col pad in una partita intera, neanche mezza kill ho fatto. A volte è questione di fortuna, ma anche bravura soprattutto. Ah, sì, sicuramente. Bravura. Però poi i giochi lì sono dei mostri, cioè. È tutta una questione di abitudine Sì. comunque, cioè. Ma poi sai che cosa penso? Mo, correggetemi se sbaglio, però secondo me sti ragazzini che si trovano a fare questi giochi, secondo me sono, sai perché da una Vero parte Claudio. sono più avvantaggiati? Perché loro sono nati già Con questa tecnologia. esattamente, Sì, secondo è me vero. non vuol dire perché no, Anche sì. perché poi la maggior parte non so proprio tanto ragazzini, non è che te ritrovi 14enni, te trovi gente di 20 anni, 22, capito? Vabbè, sono comunque più giovane di noi, potrei Guarda dire. che 20 Sì, no, anni. ma al di là di che sto più giovane di noi, ma non so ragazzini, per me un ragazzino a 14 anni, quello Ho capito, ma è un uomo.
Ma 20 anni fondamentalmente parliamo sempre del 2001-2002, Sì, ma è eh? giovane. Sì, è Ho capito, giovane, però ma non è proprio un ragazzino. uno che è Sì, vabbè, nato. quello è un altro discorso, Fabrizio. Cioè, quello che è nato nel 2000 è nato completamente una nuova generazione. Cioè, io quando sono. Io alla fine sono dell'88, non è che sono vecchio. Però rispetto a un ragazzo che è nato nel 2000-2001, cioè, quello che ho vissuto io non è quello che ha vissuto lui. Cioè, lui già Cioè, c'era la ragazzi, vi rendete conto che il mio primo PC, PlayStation 2, vi già c'era. rendete conto, ragazzi, che il mio primo PC aveva Windows 3.1? E ho visto l'MS, ho usato l'MS-DOS. Che lo dici? Il No, io non ti dico 386 è stato niente. il mio primo Io non ti dico PC. niente perché io ho iniziato col Commodore 64. Vabbè, quella era più una console da giochi. Allora, Esatto. dice Claudio, e quindi i giochi come Call of Duty neanche li prendevano in considerazione, appunto per quel motivo. Forse si riferisce al fatto di, se non ho capito male, il fatto di quelli un po' più giovani d'età. Probabilmente, è il discorso che qualcuno gli aveva fatto Veramente prima. giovani. Sì. Ah, no, no, dice, ok, Claudio, mi sono perso un attimino. Vediamo un attimo che dice. Forse si riferisce a essere portato per certi giochi, boh. È pure vero quello, eh. Quello pure è vero, mica perché Sì. tutti possiamo fare. Perché io per esempio pure io con i giochi tipo Sniper Elite, se devo giocare in cooperazione sono più bravo piuttosto che andare in competitivo e quindi che magari devi killare, fare un gran numero di killate. No, io sono più tattico, mi piace più muovermi con calma. Allora leggo un attimo il messaggio di Ti Claudio. piace muoverti stealth? Sì, allora. Dice no perché allora poi dice e neanche pa col pad quindi non ci gioco e faccio prima. Allora vediamo un po'. No perché non sono capace a giocare a quei giochi con tastiera e mouse e neanche con pad quindi ho capito sì è pure io ci rinuncio pure a prescindere. Ad esempio, a me piaceva un casino giocare a Guitar Hero. Madonna, Guitar Hero, io giocavo con la mia a livello Ma io al estraneo. massimo che riuscivo a giocare era a livello medio. Non sono mai riuscito a giocare a livelli simili come vedevo in certi Pure video. quelli, i simulatori Pazzesco. poi devi essere un pochettino portato, Sì, questo sì. Però tipo, cioè io per esempio cioè io gli Halo, per esempio, non so se conosci la saga di Halo. Sì, l'ho sentito. Sì, non ci ho mai Io ho giocato. finito Halo 3, Halo 4, Halo 5, cioè giochi di guerra comunque a me piacciono, però in cooperativa, cioè online, come ti devo dire, un tipo su Sì, code, Claudio, l'importante è che cioè, comunque uno si esercita, perché alla fine è questione anche di esercitarsi con i giochi. Scusatemi se vi ho interrotto. Vai, Antonio, scusa. no, per me è sempre un fattore che. Però ti puoi allenare se sei buttato. Se sei Sì. proprio negato, o se soprattutto se a te quel genere non ti piace, è inutile che ti alleni, no? Ascolta, ma quel discorso che portavo di chitarriero era per quello, che non ero portato, però mi piaceva. Perciò continuavi a giocarci. Nonostante ci ho giocato come un matto, io certi livelli non li ho mai raggiunti. No, vabbè, certi livelli, se vai su YouTube vedi gente veramente che. Io avevo un mio amico che abita una città qua vicino, avevo un mio amico che andava a casa sua, lui giocava a livello massimo, che non mi ricordo se era ultra difficile, non mi ricordo come si chiamava. Dipende Ma forse dai hit. voi dovevate vedere come giocare Sì. a chitarra questo. Like a pro. A quel livello non è più gioca, fa Esatto. musica. È professionismo, sì. No, È suonare, sì. io lo invidiavo da matti, vabbè, cioè. cioè parliamo alla fine di uno strumento con i tasti, uno strumento, Sì, cioè, ho capito, una però chitarra. tu tiri fuori una musica che è Sì, da livelli perché. pro. Sì, ho capito il Sì. paragone che Quello fa, volevo sì. dire, sì, è giusto, è Cioè, io lo giusto. invidiavo sto ragazzo, ma veramente. Vabbè, oh, fondamentalmente, cioè, oggi si compete a livello online, cioè,
ciò che noi chiamiamo sport a livello di simulazione di videogames, tra virgolette, ci sono proprio gli e-sport, cioè dove uno magari compete da casa e compete a livello mondiale. Vere e Magari proprie c'è discipline, sì. Che voi ci sei. un ragazzo sulla sedia a rotelle che magari ha un avatar che so, fa i salti con l'asta, per fare semplice. Però no, Quindi c'è un ragazzo da noi che mi ha detto che il padre gioca, che mi pare, su FIFA. No, su PES, agli eSport A11. Dice Claudio che Guarda. Ci sono anche le giornate sì e giornate no, effettivamente sì, è così, uno può essere anche preparatissimo, però se la giornata non va. E dice poi sto usando un'altra tastiera e sto riscontrando problemi a code perché com'è diversa da quella che già usavo prima. Eh sì, perché la tastiera meccanica è differente, mi pare, da quella a membrana, non so se si chiama così. Per pure una questione di sensibilità alla pressione dei tasti. No, è che adesso ce n'è una vecchia di quelli senza filo. Infatti ha detto sì, è vero. Eh sì, infatti è per questo che quando si utilizza una tastiera, mi pare, per il gaming, ci vuole quella lì meccanica o semi-meccanica, invece quella lì a membrana la si utilizza per scrivere, per altri usi. Sì, però da quello che ho letto pure io su alcuni forum, la maggior parte dei players che giocano con tastiere e mouse adoperano tutte tastiere meccaniche. Meccaniche vere e proprie, senza, non ibride. Meccanica che No, solo costruisce tastiere pure. meccaniche, sì. Quelle che una volta si producevano, adesso le hanno ritirate. Prima erano tutte meccaniche le tastiere. No, adesso sono tutto a Madonna, che membrana. curva che hai fatto, Antonio. Hai visto? Sì, sono arrivato un po' lanciato, ho tagliato tutto. Ti sei piegato come Valentino Rossi. Hai visto? Come schiettino questo. Bravo, almeno 100-200 euro di tastiere, dice sì, Claudio. Anche qualcosina in più, ci sono anche tastiere che poi vabbè, ci mettono l'RGB, tutte queste cose qua, però fondamentalmente sì. No, io non giudico, sai perché? Cioè, nel senso, non critico chi lo faccia o meno, perché se anch'io avessi la possibilità, ti dico la verità, a me per esempio piacciono un sacco i giochi di macchina. Cioè, Sì. se io avessi la possibilità di poter competere online a livelli, come ti posso dire, stratosferici, cioè, ti avevo detto Aspetta, così, anche come Claudio dice così. Fortnite con Per competere a livello online sui giochi di corsa ti devi avere tutto quanto, nel senso tutta la postazione. Ciò che ti dico, io lo farei, a me piacerebbe, cioè io quello che ti dico, Pure lì devi essere portato poi, a me sì. piacerebbe giocare anche a un gioco di guerra, se ho la compagnia giusta, tipo una compagnia come la vostra, no? Che ci divertiamo, io ce l'amusate. Cioè, se dovessi capire di fare un gioco di guerra, mi divertirei, capito? Perché comunque, oh, spara a quello, oh, guarda a quello, ripara, arriva Sì. qua, cioè, entri proprio nella parte, fondamentalmente, no? Cioè poi, quando giochi sempre con più o meno le stesse persone, poi ti senti anche più a tuo agio, no? Di una cazzata, di qualche risata, io perlomeno la penso così. Poi dipende sempre da come Comunque tu fondamentalmente il gioco. Ogni dai. Vedi che persona vedi. alla fine. Vedete Dimmi, che dimmi, dimmi. bello il gioco, vedete che bello il gioco online, tra l'altro, che noi siamo diverse persone sparse per l'Italia e comunque La ci hai possibilità di creato un certo legame. sì, è vero, pure vero che perché poi stasera stiamo a giocare a due giochi allo stesso gioco su due server diversi. Stiamo qui in quattro a parlare. sì, è vero, Scrive. vedi, bello, dai, questo. sì, no, ma io cioè, è bello proprio, io l'avevo detto pure un'altra volta, il fatto di giocare online è bello proprio per questo, non si è mai soli, come ti devo dire, cioè anche soli a casa non si è mai soli. Cioè, vedi, comunque si è creato un legame, sì, parliamo anche in Voglio, privato dai. col cellulare, eccetera, eccetera, di Comunque, Messenger. come dice pure Claudio, bisogna essere, cioè, ci sono anche chi è portato per i giochi di simulazione di guida piuttosto che giochi di guerra. Sì, invece lui dice in effetti che pure lui è più portato per i giochi di guida.
Dice Dante che con il pad fa delle gare mostruose. Sì, me l'aveva detto Sì, c'ha più giochi, è più Lo facile sapete che non spiegare. so come va, ma lui ha molti giochi di guida, di gare di guida. Riesce meglio col pad che No, 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 col volante. guarda che veramente alcuni giochi sono più facili col pad che col volante. Noi quando Però giocavamo a Project Car, che giocavamo in tutto il garage in quadro, lui usava sempre perché si trovava meglio col pad. Guarda che io assetto corsa col volante non riesco. Io pure. Voglio provare col pad, infatti. Però Mo' appena riesco a io rimetterlo. a proposito, mi togliete una curiosità, secondo me, dato che avete tirato in ballo Assetto Corsa, Dimmi se riesco a aiutarti. no, io l'ho comprato sul vecchio PC, l'avevo lanciato un paio di volte, ma per giocare appunto online, per poter competere Mai diciamo fatto all'interno. l'online, ho sempre provato in single. Hai sempre giocato in single, quindi cioè, che differenza c'è tra Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione? Assetto Corsa competizione, credo anche i tipi di macchine. Sì, tipo di macchine e tipo di tracciati. Cioè, perché Ah, ok. Assetto Corsa sono macchine, sì, anche Allora macchine io sto cercando un gioco di macchine che sia molto. Io tipo ho scaricato NASCAR proprio perché è complicato da giocare, cioè è cazzo se è molto. complicata NASCAR. Infatti, però lì per esempio ho constatato che è meglio il volante che il joystick, Beh, perché sì. col volante fai delle traiettorie, e cioè tu riesci a mantenere quella traiettoria col volante, capito in che senso? Cioè traiettorie molto lunghe, però mentre col joystick è un po' più complicato. Sei più preciso con il volante in alcune cose, Ma sì. perché mantenere col Ma volante però mantenere tipo gli ovali è tosta, eh. Ma pure la Cioè, pressione del. Ma pure la pressione. esatto, col pad mantenere gli ovali è tosta. Tosta, però tipo se dovessi giocare un gioco di rally sono molto più bravo col joystick che Io c'ho Dirt 4, gioco col pad. Tipo Io Dirt non penso ci che posso l'ultimo giocare. gioco che ho giocato, penso che l'ultimo gioco che ho giocato di rally è Colin McRae Rally 2. Grande, Io ho fatto il grande 2, quello. 4 e 5. Quella Io ho fatto il Subaru. 2, 4 e 5, mamma mia, che Quella difficoltà con il 5 era Subaru mamma mia. Impreza. Che vi volevo dire, per quanto io, cioè mi piacerebbe un gioco, voi vi ricordate, avete mai giocato a Toca per PlayStation? L'ho sentito nominare, ma non ci ho mai Sì, giocato. mi Comunque, ricorda qualcosa. un gioco simile a quel, cioè nel senso, non Forza Horizon, che è un arcade, cioè che fondamentalmente è bellissimo, ma è un arcade, cioè vado Fanno trovando arcade, proprio un gioco complicato, cioè nel senso un gioco di macchine però. Tipo come Formula 1, dai, che tu devi seguire la traiettoria giusta, devi. mi viene in mente solo Assetto Corsa. iRacing. Allora scarichiamo. Ma Dante, pure appunto. iRacing, mi suggerisce Claudio iRacing, iRacing, iRacing. sì. iRacing iRacing. a pagamento, nel È senso più devi fare indicato, proprio dice. un Su iRacing un abbonamento devi fare? abbonamento. Sì, Abbonamento tipo adesso non so se annuale, mensile, devi continuare a pagare per quel gioco lì. cazzi, scusate l'espressione. No, Quindi se sei uno che ha tempo da dedicarci può avere anche un senso, se no no, lascia perdere. assolutamente no, assolutamente no. No, quello è per chi può Claudio. giocare a livello competitivo, perché Lì poi lui proprio è ci una mette roba da comunque i fare. premi. Sì, Stavo a perché. sentire che ci sono pure i premi poi. Ah. Sì. Non è che sono grosse cifre, però. Me l'hanno consigliato anche a me parecchie volte, però cosa che devi fare un abbonamento. Ma veramente, sì, Claudio effettivamente. dice che a pagamento, se non ho capito male, iRacing, o forse qualcosa che, di cui avete parlato. Ah, ok, perfetto. Allora ho Sì, come ti capito. dicevo io, c'è tipo l'abbonamento, non so se è annuale o mensile, Comunque ci comunque vuole pure ah. un bel PC prepotente, Meglio. eh? Ah, non credo. Credo che è più o meno lo stesso tuo Assetto Corsa Competizione. Quindi pure se non abbonamento, cioè praticamente non puoi comprare la licenza a vita, ma la paghi anno per anno, non ho capito come funziona. Più o meno, sì. Praticamente sì. Caspita. Ma io penso che lo facciano più che altro per i marchi e per Le licenze dei marchi. le licenze dei marchi, sì, esattamente. Ah, voi dite che probabilmente non vengono rilasciate. Dice Però no, no. Anche per il sai qual è la cibulum. differenza? Sai qual è
è quello che tu vedi perché tipo alcuni camion ancora li mettono meno. Cioè tu per esempio hai comprato la licenza dello Scania, no? Sì. Ora è quello, cioè tu alla fine hai comprato il logo, hai comprato quello e basta. Aspetta, non è Quanto che loro riguarda le l'hanno macchine, comprata. per quanto riguarda le macchine e gli sponsor cambiano e quello cambia e quello, cioè è un continuo evolversi. No, ma qui per me il discorso è diverso. Come si è visto per la Renault, è il contrario. Qui si è chiesto a delle marche se volevano aderire e Sì. hanno voluto aderire. Qui è Ok. diverso, sono loro che vogliono fare pubblicità dei loro No, brand. no, beh, ma devi anche, cioè o la casa costruttrice, come in questo caso Renault, ha voluto pubblicizzare il suo nuovo modello, o comunque SCS deve pagare i diritti se un Io marchio non li paga. intendevo un'altra cosa, se cioè non lo nel caga, senso. certo. Ma sponsorizzazione sicuramente l'avrà, magari avrà proposto Renault a SCS o viceversa, magari No, SCS Renault è. l'ha proposto SCS. Secondo me funziona comunque. Un'esclusiva. Ma poi c'è Esatto, sì. pure il TAP che sta promuovendo un'esclusiva all'SCS, certo. Però io Allora, se la volevo prossima dire volta per vengo fatto con il mio tuo. Renault. Allora, la differenza qual è? Che tu pubblicizzi un mezzo a fini commerciali, no? Cioè, nel senso, tu dici, vabbè, voglio io casa costruttrice, ipotizzo così, dice, partecipo a rendere pubblico il restyling del mio nuovo Renault Magnum, no? Sì, Perché fa pure il mio sì, sì. nuovo. Per quanto riguarda iRacing, cioè lì parliamo comunque di... Non parliamo di mezzi commerciali, capito? Lì parliamo comunque di sponsor, cioè lì tipo una cazzata, la Petronas che ha sponsorizzato quest'anno la MotoGP, no? Cioè magari l'anno prossimo non sponsorizza più, la Yamaha diventa partner ufficiale della Ducati, per ti fare un esempio. Cioè tu, secondo Capito. me, paghi quell'abbonamento annuale proprio perché tu paghi costantemente le licenze, come ti devo dire? Cioè, secondo me è Quello, per ma quello. Sì, quello comunque ho capito. secondo me è per Quello. quello, penso di essermi spiegato Credo di aver così. capito il concetto, però facendo così uno poi in qualche modo disincentiva, perché per esempio per giocare online su PS4 devi farti l'abbonamento a PS online, Ah, pure altrimenti, quello. cioè, voglio Pure dire, quello. Beh, e però lì ha un certo senso. Tu sai perché devi paghi l'abbonamento sull'online della Play 4 o della Microsoft? Ma tu già paghi un abbonamento però per internet, capito qual è il discorso? Sì, però l'abbonamento per l'online è semplicemente per la manutenzione dei server. Ah, questo Ah, sì. non c'è sponsorizzazione. Dice allora per iRacing ci vogliono 129 dollari per un anno. Oh, Minchia, mamma mia. 10 euro al mese. Cioè, sono Alla 10 dollari al faccia. mese. Cioè, sono 10 dollari e poco più al Sai, se mese. mi dici costa 40 euro, 50 euro all'anno, E credo. dice, adesso ci sono gli sconti e sta a 89 dollari per un anno. Vabbè, c'è chi lo fa, c'è chi L'appassionato, sì, l'appassionato sì, sicuramente non se la ma fa scappare. l'appassionato che ci sta ma dietro, c'ha una l'appassionato postazione, non di sicuro. esattamente, mo stavo dicendo che l'appassionato c'ha pure il computer con gli No, attributi. però Sì, si crea la per quei postazione. giochi non c'è che c'hai il computer, c'hai il coso per quel proprio tutto quanto l'assetto per la postazione, si chiama postazione per giocare a quei giochi là, capito? Il Play sì. Il sedile attaccato col volante e tutto quanto, capito? Patrizia, il Play sì che si chiama. Il PlaySit, sì, è un PlayStation Sì, con bello quello là. il PlaySit è figo. PlaySit, ah sì, ok, scusate, sì, Ci stanno anche i PlaySit del DS, però sono dei mezzi gatto che sono più rustici. Più robusti, più grossi, No, ma sono rustici, no? La parte eh. brutta è che Ah! loro per il DS smontare i cavi e ti mettono Ma un rit ragazzi, e fanno c'è piantare. gente che si è fatta una cabina. Sì, ecco, io Ah, poi no, ti hai ragione. vabbè, comunque non c'è mai fine a... cioè, ripeto, chi è appassionato e ha la potenza Certo. di poterlo fare, È appassionato. così. Sì, però su Ma quei sì. cosi c'è giochi solo ai DS, oppure quelli là che c'è nel PlaySit, che giocano tutto, assetto corsa e Formula 1.
Oh, ragazzi, a proposito di giochi solo ETS, quello nuovo che è uscito, che hanno rilasciato, Drive o qualcosa, di camion. Non lo so, non Su, saprei però. neanche, non mi ricordo più come si chiama, Drive o qualcosa. Ma non era quello che stava su PS4? Sì, c'è anche su PlayStation 4, ma Vero, come? vero. Perché loro non ce l'hanno. Per esempio, a PlayStation 4 la Sony non c'ha, la PlayStation non c'ha cosa? ETS. No, no, non ce l'ha, lo so. No, mi sembra che manco Xbox ce l'ha ETS. No, ETS è solo per PC. Dice Claudio, ma non solo quelli che, raga, quelli che usano iRacing di solito hanno postazioni che costano insomma dai 1000 e 1500 euro. Truck driver, Sì, noi siamo truck driver, sì, sono noi professionali, siamo quelli che appassionati. hanno quelli che giocano ai racing c'hanno il presidio. Eh sì, sono gli appassionati che si creano delle vere e proprie postazioni, poi avranno sicuramente. L'ha detto Claudio. Sì, l'ha scritto lui adesso in chat. Poi non c'hanno, per me non c'hanno nemmeno G29, ci avranno, che so, Ma che come c'è si chiama sta roba quell'altro, di il Fanatec? Trasmaster o Fanatec, che cavolo il deve Fanatec, il Fanatec è quello Formula 1. avere? Minchia, quanto cavolo costano i Ci Fanatec? vuole 3.000 euro per un volante di quello. Sono belli, però se non sei appassionato. Dici soldi non investiti bene, dipende sempre da uno quale passione È arrivato c'ha. Claudio. Oh, Asciucci, non avete capito un cazzo di quello che ho detto. Ma Claudio, noi perché non capiamo un cazzo? il Perché? gioco che diceva Marco si chiama Truck Driver. Quello così, quello per i camion. Quello là, se quello è, era stato fatto inizialmente solo per PlayStation 4, poi dopo l'hanno fatto pure per PC. Era Esatto, quello che adesso dicevo io, era quello che è il super. PlayStation 4 doveva sostituire ETS. Bravo. Purtroppo. Dicevo, adesso è uscito, dicevo, qualcuno l'ha preso? No, ma No. che, ma costa un botto ancora. Bisogna vedere poi se lo mettono su Instant. Ci vuole tempo su Instant, ancora non è uscito comunque. Io comunque lo avevo provato, all'epoca c'era il demo, lo avevo provato e non era male comunque. Certo, non è come Eurotrack, però comunque non era male. Io ho visto un mezzo gameplay della demo Driver. di come si chiama? Di Diego Fabrizio Dab. Ah sì, Diego, sì. Diego aveva messo un gameplay della demo. Sul PC? Sì, su PC, su PC. Guardate che se lo volete vedere basta che andate sul canale di una tale persona e lui ne ha fatti tanti dei gameplay di quel gioco. Dei truck driver. E poi se Poi volete sapere chi, se volete sapere, scrivo dentro mi al ero gruppo di Telegram. dimenticato che erano a Collision, mi ha fatto sudare Fabrizio quando mi ha detto così. Trenino a Stasera c'è un trenino, viaggio per Lussemburgo, perfetto. ottimo. Stasera sei stato Assurdo. proprio. Comunque, regà, dicevo, allora, i racing ci gioca un super famoso che fa pure live su Twitch. E se io non mi ricordo male, io una volta ho visto un video che faceva, ha fatto comprare la postazione a un suo amico che ha fatto anche il video su YouTube. Se io non mi ricordo male, oltre all'abbonamento bisogna pagare anche per avere determinate piste e determinate macchine. Io se non ricordo male, torno a ripetere, mi pare che aveva detto che aveva fatto tipo 500 euro tra macchine e piste, una cosa del genere. Cavolo, il culo allora al gioco. Sì, quello però, quello è il simulatore per eccellenza, Ma diciamo che è sì, quello vabbè, che ho ho. Oh, ma capito vai tutto avanti quello tu, dai. che vuoi. Non vai, vabbè, sì, tanto adesso andiamo. Sì, vai, Fabri, Vabbè, vai. tanto ormai ho iniziato tutto, devi andare avanti tu. Vabbè, tanto c'è problema. C'hai tu il posto stasera, ti ha concesso l'onore il dottor Marco. Grazie.
Senti come strombazzo per te, senti, senti. Claudio, ma tu non guidi? No, io sto a riposo. Ah, ok, ok. T'hanno fottuto la patente? Mi hanno levato tutto, mi hanno levato pure 450 punti, porca madre, sta zitto. Implica. 450 punti, la patente non la violo, manco su un'altra vita. Beh, perché c'abbiamo una gara di sparo da rifare. Vabbè, ma la rifaremo, dove vai, per te, ti capirai. Allora, comunque a me cosa non mi funziona, ATS il multiplayer non mi funziona. Come mai? Ma che cazzo ne so, secondo me devo tornare indietro con la versione del gioco. Semaforo rosso. Oggi non mi funzionano i servizi. Semaforo rosso, Roger. ATS. Non è verde adesso. L'ho provato con tutti. Ecco, è rosso. Non me stai a giocare allora? No, sto giocando in promozione. Ah, ok, ok. Oddio, guarda sto... che botta! Ma chi era? Ma chi è? Ah, ma stai a vedere a me? Ma che cazzo ne so io che sto a vedere? A me mi ha detto c'era scritto in onda e l'ho visto. Sì, è so io. Ma è un via. Ah, non so, un deficiente. Porco Diaz, che trambata, che tabacco. Mi sono andato dal meccanico. Perché il cambio mi si è messo su duro del che buono. Sì. Ha fatto una siringhina. Ui, c'è Giovanni, buonasera. Barba bianca. Anto. Dimmi gra. Se ti spiarichi Project Cars, come l'avevamo detto io e Fabrizio. Buonasera, dottor. Lì potresti trovarci, eh? Ma io me lo compro, se mi dite che ci giochiamo me lo compro. Per io quello che certo, certo, qual è il problema? Ma adesso non ce l'ho, io ce l'ho, io c'entro. Soprattutto i fine settimana io sto. Beh, ritorno a sta su alimentare. Vabbè, me lo prendo pure. Tutto io. Bene, Giovanni, tutto bene. L'omonimo non è riuscito a entrare in partita stasera. Adesso l'omonimo sta facendo una partita da solo. Sta facendo una corsa solitaria. Ti dico una cosa, Dimitra. E dal gruppo nostro c'è sta il più forte giocatore di Drift. Ti dico solo questo. Allora è sfida. Chi è? Chi è? È Matteo. Matteo è imbattibile con Drift. Matteo? Porca miseria, ci ha fatto su Project Car, ci ha fatto 8 giri. Una gara completa. Ma perché gliela cava? No, quindi rimaneva tutto la gara. Ma gara, guarda. Quella era da registrarla. Mamma mia, veramente. Cioè, io, Fabrizio e Manuel vedevamo Matteo che camminava in drift, in poche parole. Io stavo in drift. Per quanto laggava? Ma il bello lo sapete qual è? È che pure le note fumavano, bro, e quello è il bello, capito? Era fatta apposta. Sì, sembrava veramente che lui stava in trigo. Che lo facesse apposta. Barba Bianca 9339 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uè, grazie, stiamo andando a Lussemburgo. Dai, che stavamo proprio a cazzareggiarli. Ma vale cazzareggiare, Dio buono, cioè, ma Matteo non stava a cazzareggiare, Matteo ci stava a provare a giocare bene. Sì, e tu, ma te dopo che ci avevi doppiati a tutti, tu giri e stavi a cazzareggiare. Grazie al cazzo. Direzione Lussemburgo, io. Vabbè, ma noi che se tu sei professionista, noi siamo figli. Ah, ce lo sai, sì, che io sono professionista. Certo. A fare i drift, è vero. Mannaggia, miseria. Devo trovare prezzo buono per quel gioco che dicevi te dei cosi, dei camion. Ma quello costa una cazzata, ma quale? Quello di camion alla corsa? Ma quello costa una stronzata. Allora mandami il nome su in privato. Molte mandano il link di Instagram, di Instant Gaming. Bravo, va bene, raga, io chiudo, sennò qui me menano perché okay. La gente dorme. Voi, grazie per essere passato. Ciao, ciao, buonanotte. Ragazzi, comunque c'è Giovanni qua, barba bianca, che vi saluta. Lascio per Giovanni.
Lascio perdere qui. Il prossimo viaggio. Il prossimo viaggio pagherà lui autogrill, pedaggio, stirature, imbiancature e lavatura. Che dite? Tutto a carico suo, facciamo. Sì, è sempre, sempre in amicizia, ma ha detto Fabrizio che c'ha le corna. Eccolo, ti sente, stai in live. Hai capito? Giovanni. È in amicizia, Sto cornuto che ti abbandona. Ah, vedi, ha detto pure le... Mi dissocio nel dubbio. No, che te dissocio? No, è un bravo ragazzo. Diciamo che stasera doveva sfogare, ma no, si è fatta la risata pure lui. Dobbiamo ah, no, infatti pure lui sta, ha messo le emoticon della risata. No, diciamo che lui stasera doveva fare un po' di relax, ma diciamo così, un po' di sfogamento. E allora sì, ma ci ha tradito per il coso, vabbè, Apex mica sta all'altezza di ETS. Ui. Gli fa una pelle, È qualcosa del genere. Dove a giocare su Apex? Vabbè, c'è chi si diverte, chi si rilassa su ETS, ATS, c'è chi si rilassa invece nei giochi di azione. Stasera ero rilassatissimo, sono qua per miracolo, me l'ho addormentato. A noi si dice se vai fa una pelle. Dopo una giornata. Ma avete consegnato voi? Io veramente. No, non ancora arrivare, lo c'è molto. Siete arrivati? 90 km all'arrivo. Tu invece a che punto sei? Io ho consegnato. Ah, hai fatto prima. Ah, a quanto? A 100, 150, 200? No, che 150? 90 precisi. Sì, vabbè, 90 sì. Comunque io sto qua per fare i chilometri azzettati. Io ho capito, tu hai fatto 90 km orari però con il centesimale davanti. Hai fatto 190 km orari. No, non ti preoccupare. Noi ci siamo anche fermati per Antonio che ho scaricato due volte e qua tanti tratti li abbiamo fatti tranquilli a 70-80. Ci siamo... Stasera proprio guidato da Dio, Ci siamo fermati. Non ci siamo mai sbattuti, visto mai tamponati, mai. Stasera abbiamo guidato. Ma meno sei e più vai tranquillo, questa è la verità comunque. Abbiamo cambiato capogruppo stasera, Marco. Il capogruppo. E qualcuno ha cambiato anche. Qualcuno. Vai, scusa. Che adesso ti eleggo il mio sostituto. E qualcuno mi sa che ha cambiato pure connessione, non lagga, non va più il balletto. Da che punto? E ce l'hai proprio dietro di te. No, è davanti a me. È davanti, è passato, oh, mamma mia, fai attenzione. Marco non ha il semirimorchio. Marco prende tutte le curve come se fosse solo col trattore. Taglia tutte. Dice Giovanni: senza... tutte le traiettorie stile assetto corsa. Sì. Ascolta, Antonio, tu prima facevi le curve che sono molto. Valentino Rosso. Dice Giovanni: senza la TSIO, che cos'è? TSI, vediamo un po'. Ti sei più tranquillo, la TLI forse. Puoi scrivere in maiuscolo, Giovanni. Comunque Fabrizio, non solo non laggo più, faccio anche gli stream in full HD, vedi che cambiamento. Ottimo. Tu basta. Ah, Team Legend dice, e tu basta che non alzi i kilobit superiori ai 4500, perché ai 4500 è stabile, per cui seppure streami, utilizzi giochi, fai appunto giochi online o magari utilizzi Discord, si satura meno rapidamente la banda, almeno io non sono esperto, però ho notato questo, che basta alzare di 500 kilobit e inizia ad avere la live perdita di fotogrammi, tutte queste cose qua.
Quindi magari se ce l'ha 4500, lascialo così e vai No, però tranquillo. così non ti dico. E allora vai tranquillo perché almeno sei sicuro che è stabile la live. Amico, e c'è un locale, fa il pizzaiolo qui Ah, in Lussemburgo. offrici Ah, la questo qui. pizza dall'amico tuo, dai, noi non ci offendiamo. Mo lasciamo i semirimorchi, andiamo solo col trattore mio. Ok. Quindi c'ho un. Non fa le pizze nel senso che te le tiro. No, 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 è Le proprio. pizze, ottimo. Pizzaiolo, ma lui è un grande pizzaiolo, è alla ricerca sempre di impasti nuovi, sempre di. Vai in giro a provare i grani antichi, lievitelli e tal. Mai sbloccato un ricordo. Mi ricordo una volta ad Amsterdam con mio padre che ha sganciato il rimorchio e ne siamo andati dentro Amsterdam Mio padre in un sempre. ristorante pizzeria italiano. Ma loro, mio padre mi diceva che lui ha fatto la linea, mio padre, cioè Bello. mia sorella. E loro sempre, se tipo erano in 3-4, sganciavano un semirimorchio. Cioè, sganciavano un trattore, salivano e andavano con un trattore a mangiare. Ragazzi, qua Giovanni ha detto che vuole due pizze, le paga lui a tutti quanti? Che dite? Paga Giovanni allora, ok. Un altro gioco che mi piacerebbe comprare è Snowrunner. Ah. Mamma mia, veramente ci sto appresso pure io da un po', eh. Quello Lo sai, deve essere bello in 2 o 3 persone. Mamma, veramente, pure se. Ma perché si può fare? Sì, Davvero? io ho visto uno Io lo youtuber che lo fa in 2 o 3 persone, 2 o 3 amici, perciò mi sa che è una lobby di poche persone. Però figata. dettagli, porco Dio. Che figata. Madonna, ho mancato il cosino verde. Figherina. Ah, vi volevo Variabile. far vedere. Vabbè. Ce l'ho, ci dovrei avere foto del cane. Fabrizio a fare una manovra un po' Infatti la sto facendo vedere in diretta la manovra. originale, Comunque dice però bello Giovanni. fatto. Dice Giovanni che quelle pizze diventano due, come diceva Dato a Peppe Nil. Peppe Nil, quelle pizze diventano due in miseria e nobiltà. Quando fa lo scrivano. Sì. Grande Totò, mamma Caro mia. compare È bella Giuseppe l'ignoranza, eh. Nepote. Bravo, viva l'ignoranza, Viva complimenti. l'ignoranza. Oh, comunque, a proposito di cinema, a proposito di. Io non so se a voi fa lo stesso effetto, ma a me quando ridava in televisione un film di Bud Spencer e Terence Hill, oppure se lo so a memoria, me Ma lo no, vedo. quelli non si toccano, nel senso. No, io dico, come erano belli quegli anni e come era bello il cinema in quegli anni. I nostri figli non avranno mai questa fortuna di quegli attori e quelle cose. No, quello no. Mai, non nasceranno mai tipo Lino Banfi, tutti questi personaggi qui, tutti, mamma mia, cioè. A me lo fa pure con Ritorno al futuro. Tutte le volte Tempi che lo grandi, guardo io no, ho mi capito, diverto ragazzi. sempre, è come se lo vedessi per la prima volta. Sì, è vero. Soprattutto grande Giove, lo dico sempre. Perché mi ha detto che sono arrivato in ritardo su Renzi? Strano. Meno 96 euro per il ritardo. Ah, vabbè, si è andata bene. Comunque con l'automatico sempre, cioè non sono abituato. Quando vado a Ma io mettere l'automatico reale. l'automatico con il freno, che nervoso. Facciamo una foto qua e poi ci Eh salutiamo. sì. Dove sei, Antonio? Non sei È qua a che stai lavorando? K. È Ma io Lima sono Kilo dall'altra Whisky. parte. Ma io vi vedo, voi so dove siete, io sto Stiamo dall'altra arrivando alla parte. tua posizione, passo. Scaricato nel nostro stesso luogo. Diciamolo. È andata Però bene proprio stasera, ha trovato tutte le allora. destinazioni giuste. È Stasera stato sono stato fortunato stasera. grandioso. Stasera sono stato grandioso. Magari qualche giorno ci studiamo bene Non so. il proprio editor. Io non so se a chi è che ho dato una mano un po' di tempo fa a settare
penso di potercela fare, è solo che mi manca tempo materia. Cioè, il tempo che ho a volte a disposizione preferisco passarlo con voi al volo e non, come ti devo dire? Ma anche una volta che sei abbastanza libero, che non Però siamo se ci lontani, perdi, se ci perdiamo un'oretta. allora, ma che un'oretta, ma ci perdi 10 minuti a Ma dici sì, spiegarmi. vabbè. L'ho capito pure io che sono un po' negato con questo virtual speditor. Tanto poi c'ha Marco ha fatto pure il tutorial che veramente ogni volta che ho avuto qualche dubbio lo sono andato a guardare. Marco Gamer per gli amici di YouTube. Dovrei rifarlo solo per una cosa, che non mettevo il salvataggio rapido in quel tutorial lì. Ah, che non si vede. Usavo l'autosalvataggio, lo facevo tramite autosave invece che tramite salvataggio rapido. Beh, nella didascalia puoi sempre scrivere che ci sono Ti fa due modi, ma quello funziona lo stesso, se non mi sbaglio. dici. Credo, eh. No, funziona solo con il salvataggio automatico. Certo, ti fa Ah, salvataggio rapido. a salvataggio rapido, No, anche scusa. con l'autosave funziona, però con l'autosave devi tutte le volte chiudere e riaprire il gioco. Invece per evitare, per fare alt tab, devi fare per forza con salvataggio rapido. Ci metti di meno, capito? Ho capito. E c'hai meno problemi che ti possa non prendere. Però col salvataggio rapido non lo sapevo, l'ho scoperto con voi ragazzi. Lo so, Ah. se no noi che ci stiamo a fare? Vabbè, qualcosa. Io sono bravo col computer, ma intanto devo imparare qualcosa anch'io. No, beh, quello non è sempre io il computer, è proprio il gioco che Ma poi non si finisce mai di imparare per quanto riguarda l'ambito informatico. Quando uno crede di aver imparato qualcosa, in realtà è uscito qualcosa di nuovo. Infatti quello che ho fatto adesso, che io sono bravo, però ogni tanto devo imparare ancora qualcosa pure io. Che Ma buffone che pure io con la fotografia è la stessa cosa, se non faccio il ripassino ogni tanto io mi dimentico di alcune cose. Uno le dà per scontato, però se uno non fa esercizi, non si esercita con la praticità, pratica, insomma, oltre alla teoria che serve, è importante farle tutte e due. vieni un po' avanti, Antonio. mi ero spostato indietro perché per evitare di Oh, fermo, essere fermo. visivatore Sì, beh, ma non è che ti piccano istante. Ti dai 2 minuti per star fermo. Non so esattamente in che stanza ti piccano. Trenino, trenino, trenino. Oh, ragazzi, un paio di foto le ho fatte, un paio le Ok. avevo, due o tre le avevo fatte anche alla partenza, direi che. Perfetto, minchia, mezzanotte e Mi dice 20. spazio sul dispositivo, sul disco richiesto 10 giga e qui 95. Spazio disponibile 14 e 15. Boh, ragazzi, io chiudo la live. Ok, salva gioco. Vedete, lo scarico? Quale? Allora, mi dice spazio richiesto 10,95. Spazio disponibile 14,15. E Che chiudo cosa? Da anche ETS. dovrei fare? Però ce la devo secco secco, Ma ce che la devo gioco? stretto stretto. Che gioco stai scaricando? Via Europe Truck Racing 500. Ah, quello che aveva detto Claudio. Claudio. Le corse dei camion. Sì, però mi pare, vabbè, mi rimangono 4 giga.
Ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona notte, grazie ancora per essere venuti qua. Okay, ciao, ciao. Ciao, buonanotte. Grazie a tutti. Bye. Vediamo.